Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta. Buon pomeriggio e buon venerdì a voi che state ascoltando Radio Napoli Centrale. Questo è un calcio alla radio con Silvia De Martino e Umberto Chiariello. Siamo in vostra compagnia dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 15, ma anche domani che è sabato in edizione anticipata dalle 12 alle 14, sempre con voi. Nuova maglia del Napoli, presentata la maglia di Halloween ieri, una maglia devo dire molto molto bella, almeno a me personalmente piaciuta, ma molto bello soprattutto il video di presentazione al cimitero delle Fontanelle. Il Napoli unisce un po' quella che è la tradizione napoletana a questa festa di Halloween utilizzando i teschi che sono un po' un simbolo, no, della tradizione partenopea, e realizza questo video con Caiust molto 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 bello, interessante e anche simpatico, quindi un'altra ottima mossa di Valentina De Laurentiis e dello staff creativo del Napoli. Napoli-Fiorentina è la sfida di giornata di Serie A, quindi partirà questa nuova giornata di Serie A oggi alle 18.30 con Empoli-Udinese e successivamente ci sarà poi il Napoli che scenderà in campo invece domenica alle 20.45. Quali sarà la formazione che schiererà Rudy Garcia, quali saranno le mosse del Napoli e analizzeremo ovviamente nel corso di questa puntata la sfida che attende il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Ne parleremo con i nostri ospiti, ne parleremo con voi, con le domande che ci porrete nei commenti delle nostre dirette, e cercheremo ovviamente di sviscerare tutti gli argomenti in ambito calcio Napoli. Vi ricordo, prima di partire con la nostra nuova puntata di Un Calcio alla Radio, i modi attraverso i quali potete ascoltarci. Innanzitutto c'è la nostra frequenza DAB, se avete un ricevitore a casa o in macchina, oppure c'è il nostro sito web www.radionapolicentrale.it. Potete anche scaricare la nostra applicazione, sempre con il nome di Radio Napoli Centrale, disponibile sia su Apple Store che su Google Play. Se invece volete anche vederci, ci sono le nostre dirette su tutti i social, Facebook, YouTube, Twitter e Twitch, e potete comodamente commentare per porci delle domande. Se invece volete intervenire con noi in trasmissione, il numero di telefono è 081 19 51 38 36. Prima di iniziare diamo il buongiorno al nostro direttore Umberto Chiariello. Ciao Umberto, buongiorno. Ti è piaciuta la maglia di Halloween? Molto, molto, molto. Davvero bella maglia, bella l'idea del cimitero delle Fontanelle. Tra l'altro il sindaco Manfredi ha annunciato che a gennaio, dopo le vacanze di Natale, riaprirà la possibilità di andare a visitare questo meraviglioso monumento storico cittadino, questo cimitero che io ho visto con una visita guidata, perché a Napoli ci sono delle cooperative che fanno delle meravigliose visite guidate. La domenica mattina, invece di stare a letto a poltrire, andate a conoscere Napoli, che non la conoscete, fidatevi, è bellissima. E riaprirà, e questa è una notizia molto molto bella da ricevere oggi, e in occasione proprio di questa presentazione in stile storico. È una maglia veramente bella. Devo dire che da quando il settore è passato in mano a Valentina De Laurentiis non ha sbagliato un colpo, una maglia più bella dell'altra. Vero, vero. Hai visto invece la Fiorentina? Queste tue camicine rosa, vogliamo parlarne? La rosa, la roscia rosa? Questa sì, è Orsolina Doc proprio. Questa è Orsolina Doc proprio. È una camicia, dai. Scopriremo il fidanzato, chi sarà, chi è questo? Mannaggia, guarda, questa fare il giro dei ristoranti napoletani, uno dei cuochi sarà sicuramente lui. Ma no. Hai visto la Fiorentina? L'hai messo alla prova ai fornelli? Ma raramente in realtà capita, però sicuramente cucina lui e non io, quindi... Che disastro! Vabbè, che ma guarda disastro. Che io da settimana prossima imparerò a cucinare, non so se sai, ma ci sono un po' di sorprese, piano piano. Ho saputo, impari? Qualcosa mi insegnerà, dai.
Vabbè. Vedremo, Vabbè, vedremo. Dicevo, questa comunque. Fiorentina l'hai vista allora ieri? Sì, sono stato costretto per la verità, perché volevo vedermi la Roma. Ero più mi intriga di più la Roma con Lukaku, Mourinho, eccetera. Ma poiché la prossima avversaria del Napoli è la Fiorentina, mi sono visto la Fiorentina e ho fatto bene perché è stata una partita molto gradevole con la Fiorentina che ha giocato malissimo. Per un tempo è stata inguardabile e mi ha fatto un po' fregare le mani, nel senso che ho detto: ah, se questa è la Fiorentina, li asfaltiamo facile. Invece, nella ripresa è uscita fuori una squadra completamente diversa, che addirittura ha sfiorato la vittoria da 0-2 a 3-2. Il passo è stato breve, e un 2-2 che lascia perfino l'amaro in bocca ai ragazzi di italiano, perché nel finale ha avuto più di un'occasione per vincere addirittura la partita. Ciò non toglie che ho visto delle luci, questa squadra ha dei valori che sono importanti e che possono crearci grandi problemi, ma ho visto anche tantissime ombre e credo che la partita l'abbia vista anche Garcia, per cui si è perfettamente reso conto come si può fare del male a questa Fiorentina. Quindi ti aspetti un Napoli che sfrutti in un certo senso quelle che possono essere le debolezze dei Viola? La verità è un'altra, che stavolta siamo stati fortunati, siamo avvantaggiati, perché noi abbiamo giocato martedì, Sì. loro hanno giocato di giovedì e vanno in trasferta, noi giochiamo in casa. Quindi loro tempo per recuperare non ne hanno praticamente, ne hanno zero, perché è vero che ieri hanno giocato in casa e non in trasferta, ma oggi si alleneranno a scartamento ridotto perché il giorno dello scarico post partita e domani partono e domenica giocano, quindi non hanno neanche un allenamento buono da fare, uno scarico, una rifinitura e basta. E devono un po' raccogliere le forze perché ho visto parecchi della Fiorentina che stanno in debito d'ossigeno e questo mi fa ben sperare perché il Napoli, da un punto di vista atletico e fisico, domenica dovrebbe essere meglio dei Viola che negli ultimi anni ci hanno dato tanti grattacapi. Invece leggevo sull'edizione odierna del Mattino di Sì. un Anguissa che potrebbe essere fuori perché ha accusato un affaticamento muscolare contro il Real Madrid e dovrebbe lasciare spazio a Kayuste. C'è Problematico secondo un'ipotesi te oppure? molto suggestiva, ma anche possibile, che per la prima volta giochino dal primo minuto come titolari tutti e tre i nuovi acquisti. Quello che è certo di giocare è Nathan, che da quando è entrato in squadra ha fatto sempre bene, anzi in crescendo. E con il Real Madrid se l'è cavata molto bene, sia lui che Østigard. Ma Østigard ha fatto gol, ma anche un errore abbastanza rilevante sul primo gol del Real Madrid, sul secondo gol del Real Madrid, sì. Nathan è stato quasi impeccabile. Ha fatto non una partita eccezionale, ma una buonissima partita. Quindi fa ben sperare che lui continui a crescere in maniera importante. E Østigard sta facendo bene. È il momento di Lindstrom e Kjust. Se Garcia li fa giocare tutti e due titolari insieme a Mario Rui, questo sarà il turnover. Mario Rui in difesa, Lindstrom in attacco e Kjust a centrocampo. Però io ho un dubbio, che non è detto che sia Kvara che Osimhen partano titolarissimi subito. Potrebbe anche darsi che uno tra Raspadori e Simeone cominci dall'inizio e poi entri, no? È da valutare. Questa sorpresa ce l'ha già fatta Lecce, quando nel primo Sì. tempo Simeone ha preso il posto da titolare di Osimhen. Ora non so se Raspadori starà in panchina, se Elmas starà in panchina contro la Fiorentina, perché sono due giocatori che chiedono spazio. Vediamo, vediamo. Io penso che non partano da titolari, che i tre cambi possono essere Lindstrom, Kjust e Nathan. Nathan al 100%. Meglio lui lo do al 90% se non ci sono
strascichi punitivi per le parole del procuratore di Mario, che è un altro Mario, Giuffredi, e Caiustro lo do molto probabile, 80-90% che giochi, con dubbio se gioca Lindstrom o Raspadori, che già varie volte ha giocato al posto di Politano. Mi auguro che giochi Lindstrom, dai. Per vederlo un po'. Comunque il Napoli è l'unico che non è riuscito, cioè che ha perso in queste sfide europee. Il primo turno era stata l'unica però a vincere. Contro, esatto, però contro comunque un avversario di tutto rispetto. Ne parliamo con il nostro primo ospite che ha al telefono con noi, Enrico Varriale. Buon pomeriggio. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Enrico, bilancio, sì, mi senti Enrico? Buongiorno. Sì, tutto bene, grazie, buongiorno Umberto. Il bilancio finora, dopo 7 partite di campionato e 2 di Champions, secondo me comincia a essere, non dico positivo, ma ad assumere una colorazione che va verso il positivo, perché da Bologna in poi si sta vedendo un Napoli ritrovato, a mio giudizio, e anche con Real Madrid il Napoli ha fatto una buonissima figura. Tu che ne pensi? Ma io, se dovessi scegliere un aggettivo, direi promettente. È un bilancio promettente, nel senso promettente. Che si poteva fare sicuramente meglio, però credo che alla luce anche di quello che si è visto nelle ultime gare, guardando sia ai risultati, ma guardando soprattutto al gioco espresso, mi pare che il Napoli si sia messo nella giusta carreggiata e soprattutto stia trovando tutti quelli che poi sono i motivi, le componenti che devono servire quando si vuole fare una stagione importante, a cominciare da una ritrovata intesa tra tecnico e squadra, e alla scoperta in alcuni casi, penso a Nathan, e alla conferma in altri, penso per esempio a quello che sta dando il centrocampo del Napoli, dove i rischi così continuo non l'abbiamo mai visto, dove assolutamente Lobotka è comunque il solito punto di riferimento. Chi ha avuto più degli alti e bassi è stato Anguissa, e non è un caso che le partite poi migliori, quelle più scintillanti, il Napoli le ha fatte quando Anguissa è stato protagonista in positivo, mentre invece qualche problema in più l'ha avuto quando Anguissa ha conosciuto qualche giornata. No, sentivo le cose che dicevate sulla formazione che può mettere in campo Garcia sulla Fiorentina. Ecco, lì il discorso è molto semplice. Penso che all'attacco Garcia è una possibilità di scelta che in Italia non ha nessuno e in Europa hanno in pochi. La coperta è più corta sicuramente a centrocampo, e anche in difesa nella contingenza attuale è cortissima, perché sappiamo delle indisponibilità dei due difensori centrali, che comunque erano in qualche modo in questa fase titolari, ma sono stati ben surrogati contro il Real Madrid da Nathan e Østigard. E quindi credo che sì, in attacco secondo me qualche sorpresa, qualche novità la vedremo, e credo che anche Caiustro possa giocare, perché i tre centrocampisti hanno giocato sempre, quindi è chiaro che magari fargli tirare un pochino il fiato potrebbe essere una giusta idea da parte di Garcia. Questo ragazzo danese che era stato comprato come acquisto boom, che in Germania non era propriamente una meteora, un neofita, da noi ha trovato finora meno spazio. Da chi doveva essere nata nell'oggetto misterioso, ora è diventato Lindstrom. Tu pensi che sia stato un acquisto non proprio giusto, perché serviva uno alla destra e lui propriamente non è alla destra, o dobbiamo solo attenderlo perché è un giocatore in prospettiva molto importante? No, secondo me bisogna solo attenderlo, come si doveva attendere Nathan. Nathan, secondo me, è intervenuto, diciamo così, è intervenuta la necessità, il bisogno di metterlo in campo per gli infortuni che sono appunto capitati a Rachmani e Juan Jesus. In attacco la concorrenza che trova Lindstrom è forte, è importante. Poi sul discorso del ruolo, quello sì è un capitolo che si potrebbe aprire, nel senso che il Napoli in un attacco che, ripeto, ha un organico stellare, è forse un po' corto sugli esterni, perché non è Lozano, insomma, per caratteristiche, ha altre caratteristiche, più un giocatore da 4-3-2-1, che secondo me è lo schema tattico che ha in testa Garcia, anche alla luce degli altri giocatori che ha a disposizione, cioè con 4-3-2-1, cioè con due giocatori alle spalle di Osimhen più accentrati, è chiaro che giocatori come Raspadori, come lo stesso Lindstrom, come lo stesso Kvaratskhelia, secondo me, che sulla fascia è sempre devastante, però nell'evoluzione del giocatore un accentramento, una maggiore vicinanza alla porta potrebbe essere un percorso quasi fisiologico, quasi naturale.
potrebbe essere quello il tipo di schema che può esaltare ancora di più l'organico del Napoli. Certo, il 4-3-3 che è collaudato richiede due esterni con due ricambi e il Napoli forse il secondo ricambio non ce l'ha perché Lindstrom non è Lozano, però Lindstrom è un giocatore secondo me importante, che anche lui ha bisogno di ambientarsi anche in un campionato tatticamente più difficile come quello italiano, anche rispetto alla Bundesliga, ma credo che un giocatore che negli scampoli di partita fatti vedere a Lecce ha già fatto intravedere qualità e quindi io credo che lo vedremo. Adesso non so se da titolare contro la Fiorentina o subito dopo la sosta, però ripeto, in attacco c'è l'imbarazzo della scelta. Ma non c'è un Vedremo se per rischio, esempio. Enrico, che Garcia abbia avuto forse un mandato presidenziale in tal senso, o magari una sua convinzione personale che Raspadori è un calciatore importante, e lo è senz'altro, che può fare la differenza e che al momento della sua consacrazione va inserito in qualche modo, e quindi per cercare posto a Raspadori si snaturi un po' il senso di questa squadra, perché Raspadori o gioca centravanti o deve adattarsi in un gioco che non gli appartiene, quale l'esterno, il centrocampista, o il Napoli deve cambiare sistema, deve metterlo come sottopunta passando al 4-2-3-1. Insomma, Raspadori, che è un valore importante della squadra, non è che può essere anche il cavallo di Troia di questa squadra. Magari è capace che domenica ce lo ritroviamo alla destra, titolare. Ma guarda, io ti dico una cosa, Raspadori, ma assumo la responsabilità di quello che dico, secondo me è l'attaccante più forte italiano che ci sia nel nostro campionato. E lo dimostra pure in nazionale. Nella partita che ha giocato contro l'Ucraina, pur se non ha trovato il gol, è stato l'apriscatole per aprire la difesa dell'Ucraina e Spalletti, che insomma lo conosce bene, non a caso lo ha tenuto in campo pressoché per tutta la gara. È chiaro che secondo me Raspadori non è uomo di fascia, non può giocare sulla fascia destra, non può giocare neanche sulla fascia sinistra al massimo del rendimento, poi può farlo perché stiamo parlando di giocatori che hanno comunque caratteristiche che li possono anche portare ad adattarsi ad altri ruoli, però secondo me il miglior Raspadori noi lo vedremo quando giocherà in posizione centrale, magari alle spalle di Osimhen, del centravanti che viene scelto per quelle partite. Quindi io non credo che ci possano essere posizioni presidenziali, allenatore ai livelli di Garcia, come di Spalletti, come quelli che allenano in Serie A, si fa imporre dal presidente un giocatore. Però è chiaro che Raspadori, che è un giocatore, ripeto, secondo me di grandissima qualità, che è costato anche quello che è costato, quest'anno probabilmente vedrà aumentato il suo minutaggio e tu allenatore hai il dovere, chiunque esso sia, di metterlo nelle condizioni migliori per poter esprimersi al massimo. Io Raspadori, ripeto, lo vedo centrale, non lo vedo neanche mezzala, come è stato provato qualche volta, si parlava di una possibile alternativa a Zielinski nel ruolo di Raspadori. Raspadori deve giocare a ridosso della prima punta, a mio giudizio, sfruttare il tiro dal limite dell'area che ha e che è sicuramente forse una delle qualità migliori e forse è quello che tira meglio dal limite dell'area nell'organico del Napoli. E deve giocare e si devono creare le condizioni tattiche, non in tutte le partite, perché per carità, io credo che poi nella varietà o anche a partita in corso Garcia può cambiare anche il disegno tattico del Napoli, però Raspadori secondo me va utilizzato così, che può essere un'altra ulteriore risorsa in un attacco che, ripeto, ha pochi eguali in Italia e per certi versi anche in Europa, insomma. Il Garcia out ha smesso di essere il leitmotiv del tifo napoletano, o Napoli-Fiorentina sarà la partita che determinerà anche la convinzione dei tifosi che il Napoli sia ancora in lotta per qualcosa di importante, perché l'umoralità diciamo, è sempre presente. Questa diventa una partita, come ogni partita stiamo dicendo da un po' di tempo a questa parte, ma questa è veramente una partita spartiacque, perché a 11 punti con Lecce l'abbiamo battuto bene 4-0. Ora a 14 punti con la Fiorentina è un altro dentro fuori. Bisogna mantenere la corsa delle milanesi, perché se il Napoli batte la Fiorentina è in corsa a scudetto, si può dire questo, no? No, non solo si può dire, ma io l'ho detto prima della partita con Real Madrid, quindi non lo dico dopo. Io dissi che la partita con Real Madrid era una partita affascinante per tutto quello che voleva rappresentare e che significava, però che dal punto di vista concreto, in questo inizio di stagione, è sicuramente più importante la partita con la Fiorentina. E questo perché appunto c'è un ritardo nei confronti delle milanesi che comunque non va allargato e poi perché credo che sia una partita che dal punto di vista anche tattico può essere
può essere importante per capire e per scoprire tutte le carte di Garcia. Si confronta con un allenatore che a me piace. Io ero un sostenitore della possibilità che Italiano fosse l'erede di Spalletti sulla panchina del Napoli, perché ha caratteristiche di gioco molto simili, molto più simile secondo me il gioco di Italiano che l'idea di calcio di Garcia a quello che ha fatto vedere Spalletti a Napoli. Fiorentina è una squadra che gioca bene a calcio, che ha una fase offensiva temibile, che forse ha nella fase difensiva un po' il tallone d'Achille. Quindi io mi immagino una partita aperta, ben giocata, dove il Napoli dovrà stare attento all'attacco della Fiorentina, però mi immagino anche una partita dove il Napoli, che soffre come tutte le squadre grandi quando ci si schiera col famoso pullman davanti al portiere, perché comunque non trovi spazi, io immagino che invece il Napoli quegli spazi li troverà. E immagino che l'attacco del Napoli, qualunque siano le scelte di Garcia, avrà sicuramente una partita con più opportunità rispetto a quella che per esempio ha avuto col Bologna, dove pure il Napoli ha fatto la partita, ma si è trovato comunque ad operare contro una difesa molto molto stretta, molto molto arcigna, che poi alla fine poteva essere superata solo dal rigore che ha fallito Osimhen. Quindi immagino una bella partita, non una partita semplice, ma una partita che potrebbe essere non solo rivelatrice, diciamo così, di tutto il potenziale del Napoli, ma anche, se non spartiacque, molto importante per vedere praticamente prima della sosta quali sono sostanzialmente in questo momento le condizioni del Napoli. E poi appunto c'è il discorso della sosta, quindi una vittoria è ancora più importante, perché poi altri 15 giorni prima sottolineavo la moralità della mia, è uguale a Roma come dappertutto, sì. La verità. Cioè, a proposito 15 giorni... di Roma, a proposito di Roma, è la domanda con cui ti salutiamo, tu che sei stato sempre molto attento ai temi di politica dello sport, ma questa vicenda che i Fredkin si mettono sulla maglia e collaborano con Riyad, che è l'avversaria di Roma a Expo 2030, non lo trovi indecente? Guarda, io ho letto proprio prima di parlare con voi l'intervista che ha rilasciato Lo Tito al Foglio. E consiglio di leggerla, perché la sottoscrivo in via. Non l'ho letta. Chi ha detto Lo Tito? Guarda, leggila, perché da sottoscrivo. La sintetizzo per i tuoi radioascoltatori. Cioè, sostanzialmente, Lo Tito, con cui non sempre è facile andare d'accordo. Anche appunto, è qua, è molto difficile, sì. No, però è uno dei presidenti a livello di risultati più illuminati del calcio italiano. Che gli vuoi dire? Quelli che sono i risultati di Lazio e Napoli nei confronti di società che hanno ben alti budget, bilanci e quant'altro. Quindi. E mi ha detto una cosa molto semplice. Detto, io non è moralista e quindi i soldi della rabbia li accetto e li voglio, e capisco che in questo momento gli sponsor sono fondamentali e vitali per tutte le società di calcio, però anche una società privata deve fare i conti con una certa opportunità rispetto a certe scelte. E allora lui ha detto, francamente, alla vigilia della designazione della città per Expo 2030, che è una grande che significano 10 miliardi di attività, insomma, siamo di una roba importantissima. No, si è vista a Milano, no, che comunque è una città che già parte in vantaggio rispetto a tutte le città d'Italia, con l'Expo ha aumentato ulteriormente questo vantaggio. Allora, la vigilia di un appuntamento così importante per la città, tu ti metti sulla maglia il marchio Riyad, e lui provocatoriamente ha detto: a questo punto metto io SPQR, quello che era il marchio della Roma, che è stato praticamente concesso. Che oltre a un'idea geniale dal punto di vista del marketing, ma secondo me è condivisibile al 100%. Il calcio, che si voglia dire, il calcio moderno, cioè non possiamo sempre dire che pecunia non Olet, Olet è come. No, ma sai qual è il discorso? Umberto, io credo che poi alla fine la grandezza del calcio, anche se si fa di tutto per picconarlo, sta nel fatto che poi al di là delle vicende economiche, dal fatto che comunque bisogna ricavare la sostenibilità di società che fatturano ormai come company, come media company, e sono comunque importanti, poi però hanno comunque una rispondenza sociale che è la forza del calcio. Tu non puoi far finta di gestire un'impresa di calcio come se fosse un'impresa, con tutto il rispetto, che produce pelati, perché è tutta un'altra cosa. E questo onestamente, ancora gli imprenditori italiani lo capiscono, magari un imprenditore americano si fa meno problemi, anche se però un imprenditore americano che adesso è alla guida della Roma già da 2 o 3 anni, come sono i Fredkin, però ora va trovando tutti i lascia passare per fare lo stadio. Fossi io il comune di Roma, ma io dico, adesso dico, ti faccio buttare il sangue adesso.
ma tutti quelli che sono intorno dovrebbero far capire magari che certe volte bisogna anche dire no a qualche offerta economica che in questo momento, per carità, va sottolineato. Ma dai, ma perché Riyad viene sulle maglie della Roma? Perché la Roma all'improvviso è diventato il Manchester City? È evidente che l'hanno fatto allo scopo di sparigliare le carte in vista della designazione. E tu ti sei hai fatto da cavallo di Troia. Io ti dico una cosa, io questo non lo so quali sono le motivazioni degli arabi, perché gli arabi poi guarda che i soldi non li butta via nessuno. No, è che butta, questi buttano i soldi, guarda che i soldi non li butta nessuno, anche pure chi la motivazione degli arabi è la loro. Io quello che trovo però da analizzare, da sottolineare e da ritenere secondo me non giusta in questa fase per le valutazioni che sono state fatte anche da Rosita, che io condivido, è l'opportunità da parte della Roma di accettare questo tipo di sponsorizzazione alla luce di quella che sarà la vicenda di Expo 2030. Mi viene quasi da contraltare, ho pensato ieri, leggevo questa cosa di Riyad e poi ho visto la maglia che ha fatto Valentina De Laurentiis che riprende il cimitero delle Fontanelle, quindi rilancia un monumento cittadino che sta per riaprire al grande pubblico. Mi paiono due atteggiamenti totalmente diversi. De Laurentiis veniva accusato di non avere in gran conto la città, fa la conferenza stampa a Capodimonte, fa la maglia col Vesuvio, adesso quella col cimitero delle Fontanelle. Mi sembra una diversa sensibilità. Sì, una diversa sensibilità, e se mi consenti, due strategie di marketing, dove una è in qualche modo rispettosa delle tradizioni, della cultura, della città che rappresenti, perché sono sicuramente strategie di marketing, non è che vengono fatte. È chiaro, è ovvio che sia questa. Però è una strategia di marketing che rispetta delle cose. Un'altra è che oggettivamente antepone al discorso sociale che dicevamo prima una valutazione solamente economica, che dal punto di vista della gestione societaria ci sta, però dal punto di vista della critica giustifica il fatto che si possa dire che è un'operazione inopportuna. Sarei curioso di sapere se nelle condizioni dei Fredkin De Laurentiis avesse accettato questa sponsorizzazione. Non lo sapremo mai, ma è una domanda. Non lo sapremo mai e ti ripeto, io su questo... sarei sempre cauto, perché il momento delle società sportive italiane, e si sta vedendo anche sulla vicenda, è una domanda birichina che rimane senza risposta. Sui diritti di Puso, no, a caccia in questo momento è un contratto che fatica a essere focalizzato, però ripeto, benissimo, c'è modo e modo secondo me anche di ricavare degli introiti, e su alcune cose certe scelte di opportunità vanno quantomeno sottolineate da parte di chi fa il nostro mestiere. Certo. Grazie, grazie tante Enrico. Grazie Variale. Mille Enrico Variale. Buona giornata, grazie. Buona giornata. Buona a voi. Giornata. Io ora sono costretto ad andarmi a guardare l'intervista sul Foglio di Lotito. Certo. Sì, però te l'ha sintetizzata per non farci perdere nessun passaggio. La vado a leggere, certo. Direi di andare un attimo in pubblicità e vai, poi vai, tornare vai, con il nostro vai, veloce, prossimo veloce, 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 veloce. Scattare un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Vorresti vivere in mille mondi? Chi legge può. Ritorna a Napoli il Campania Libri Festival. Stand degli editori, autori e artisti, laboratori e tanto altro. A Palazzo Reale dal 5 all'8 ottobre. Ingresso gratuito. Campania Libri Festival. È tempo di librarti. L'evento è finanziato dalla Regione Campania. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Bentornati su Radio Napoli Centrale, sono le 13.31 e questo è un calcio alla radio. Andiamo a parlare di un altro tema che ultimamente abbiamo trattato spesso, ma perché è un tema centrale dopo la partita contro il Real Madrid, che è quello di Alex Meret e di tutte le critiche, le colpe che sono state date a questo portiere, e ne parliamo con un ex portiere del Napoli. Al telefono con noi Pietro Carmignani, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi. Ma se tu lo chiami Pietro Carmignani, i giovani non lo conoscono benissimo.
ma per la nostra generazione lui non è Pietro Carmine, lui è Gedeone, basta, Gedeone, punto. Sei Umberto? Sono io. Sì, ciao Umberto. Ciao. Gedeone è infatti Gedeone. Un nome che non si usa più, cioè mica no, veramente no. Mi chiamano ancora tutti Gedeone, però... Io so che ti chiamano tutti così, perché arriva sui giornali, per televisione, di qua di là. Adesso gli amici mi chiamano Gede, non Gedeone, Gede. Ma io quando parlo con Peppe Bruscolotti e lui ti nomina, dice certo. Gedeone, mica dice Pietro, dice Gedeone. Grandissimo, grandissimo amico nel senso della parola, perché è una persona, cioè è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo difensore, ma anche una persona eccellente in tutti i sensi, per sì, cui sì, la frequentazione era sempre piacevole con lui, veramente. Sì, sì. Dice che tu gli facevi una capa tanta perché sei chiacchierone, pure in campo. Comunque, oggi un difensore così non è che si trova facilmente. No, i difensori sono merce rara, purtroppo. Cioè, hai visto, tu che sei anche ex Viola, hai visto ieri sera? È ancora più difficile. Hai visto ieri sera? Io ho visto una cosa ieri sera, che mi sono cadute le braccia. Perché negli anni tuoi, che sono anche gli anni miei, il mio terzino, il tuo terzino, ma quando mai si stacca il centravanti e lui non lo segue? Io sono del 45. Io sono un po' più giovane, però io guardavo te giocare e poi ho giocato anche io. Sì, 15 anni, sei nato 15 anni dopo, sei nato. Vabbè, sì, più o meno. Tu sei anche di più, forse. No, questa è la differenza. Ma il punto è qual è? Che non esiste al mondo che a centro area il centravanti si stacca per ricevere il passaggio e il difensore non lo segue solo la palla, non segue l'uomo. In area di rigore devi seguire l'uomo, ma è l'ABC, si è perso. Vabbè, completamente. È proprio, si può dire, scusando il termine Vangelo, cioè è una cosa, cioè in area, dovunque tu sia, anche se tu fossi stato con Arrigo, con Sacchi, autore della zona di qua di là, ma in aria si marca uomo sempre. Invece hanno perso la cognizione di questo concetto proprio di tattica individuale. Tu vedi che ormai un attaccante basta che si stacca, il difensore non lo segue. Tu ricordi il gol che ha preso in Coppa dei Campioni, Champions, il Napoli col Milan? Juan Jesus, invece di seguire Giroud, si va a mettere sulla linea di porta. Ma sai, questi sono errori che fanno in tanti, no? Perché io mi ricordo che gli dicevo anche quando ci confrontavamo con Arrigo, ma Arrigo, perché esempio tante volte non dice di staccarsi dietro, stiamo vincendo 1-0, dai più copertura, giochi con un difensore in più? Fa no, non si può, perché o si fa sempre o se no poi cominciano a non farlo mai. E queste sono quei dogma, quelle cose che invece il calcio è d'utilità, devi saper fare una cosa e l'altra, devi saper interpretare la partita secondo delle esigenze che hai per il risultato. Quindi se sei messo male, che stai pareggiando e vuoi vincere una partita, devi usare di più, ma se stai vincendo e gli avversari si fanno pericolosi, e tu puoi anche rischiare un po' di meno coprendosi un po' di più. Senti, Napoli-Fiorentina, tu dopo Napoli andasti a Firenze, quindi hai vissuto entrambi gli ambienti. Sono tutti e due estremamente polemici, anti-juventini, c'è tutta la settimana, attacchi continui. Che differenza trovi tra Napoli e Firenze? Perché il pubblico fiorentino pure è tosto, non è solo quello napoletano, è complicato. Ma io, cioè, sono, allora, cioè, voglio dire, il pubblico fiorentino è abbastanza polemico nei confronti anche della propria squadra. Diciamo un pubblico criticone, il toscano è un criticone. Vero. Il napoletano è un pubblico appassionato. Questo non vuol dire che non capisca di calcio, capisce moltissimo di calcio, però la passione, l'amore per la squadra viene prima della critica, mentre a Firenze tante volte quando c'è da criticare si perde il senso dell'amore, esagera, per la squadra. Si esagera, ma uno come te, sì, che viene dalla Juventus, che già di per sé non è una provenienza amata,
e arriva dopo un monumento come Dino Zoff, come sei stato accolto? Perché poi a me è sembrato che tu sei stato amato dai napoletani, non eri tra quelli. Io sono, cioè, in quegli anni lì non avete, nessuno di voi era contestato perché giocavate. No, io sono stato accolto. È stato un periodo di rinnovamento e sai, Zoff è andato a Torino, io sono venuto a Napoli, però con me sono venuti un sacco di soldi che hanno portato un sacco di giocatori, perché il tasso tecnico di Dino era superiore al mio e quindi quando non è che c'è stato un cambio alla pari, è stato un cambio con l'aggiunta e quindi è stata una squadra rinnovata, l'allenatore era Chiappella, bravissimo. Ci siamo un po' imbarcamenati, poi abbiamo finito anche bene alla grande. Comunque è stato un campionato in cui ho avuto modo all'inizio avete dato spettacolo. Di far bene, di tirarmi dalla parte il pubblico. Mi ricordo la prima partita contro la Ternana di Viciani, sì, il gioco corto, te lo ricordi? Mi ricordo, vincemmo 1-0 e io feci 3 parate consecutive. Guarda, quello è stato... Nella prima partita giocata in casa al San Paolo, allora... Possiamo dire che tu tra i pali eri bravo? Che tu tra i pali eri bravo? No, ma allora tra i pali ero bravo. Io dovevo uscire, perché adesso i portieri non escono più. Ma tu i portieri ti escono. Ma non vedi che stanno sempre ancorati sulla linea di porta? È vero. Non escono mai. Prendono gol. Senti, prendono gol da dentro l'area del portiere di testa e si buttano a parare dentro la porta. Tu guarda, io ho fatto una quanti statistica. Gol si prendono con dentro la porta che poi interviene la goal line tecnologica. Non esce nessuno. Chiedi a Bruscolotti cosa mi diceva Bruscolotti, Burnic, Pogliano e compagnia, quando venivo alla Palma, quando venivo a Vassori, quando venivo a un cross alto, ed esci! Ma anche se era sul dischetto di rigore, anche se in aria c'erano 15 uomini, invece adesso non esce più nessuno. Un portiere che non esce, io non vedo più uscire nessuno. Visto che hai fatto questo ricordo, ma non parlo dei portieri italiani, anche dei portieri. No, ma proprio in generale è cambiato tutto. Senti, ma visto che hai dato questo ricordo, Silvia, che è giovanissima, deve sapere che proprio in Fiorentina Napoli Gedeone si è salvato dal fatto che all'epoca non c'era la Jalapas Band. Se no ci avrebbero giocato sopra per 6 mesi su quel gol che prese. Perché lui non stava... è così come la racconti. No, ma stava fuori aria perché era abituato a giocare alto e stava fuori aria. No, alto! Io ho una fotografia che stavi al centrocampo, che era sulla prima pagina della Gazzetta, che è salto e se, che di piede levo la palla a Benetti levandogliela dalla testa sul cesto. Benetti hai rischiato la vita con Benetti, e con la Fiorentina quel giorno lì ero 5 metri fuori dall'area di rigore, come e all'indietro senza guardare Bugic ti lancia la palla. Io sento male, c'è dell'interferenza, se potete aggiustare perché c'è un granchio comunque giocavo alla Jedi Blade, sai chi era Jedi o Youngblade, di grande portiere, è morto poco tempo fa, è morto pochi giorni fa Youngblade, sai? No, mi è passato. Purtroppo che brutto, sì. Che triste notizia, mi è passata. Vabbè, comunque, fa. Sì, hai ragione, Burnic si voltò, era all'altezza della panchina, quindi diciamo verso il centrocampo. Si voltò e mi lanciò un pallone indietro, io ero 5 metri fuori aria, nel rincorrerlo scivolai anche e feci autorete e presi il gol. Certo, io mi sentii colpevole, ma era il modo di giocare. Se giocavo sulla linea di porta, in quello lì Gede, lo prendevo. Gede, la cosa divertente, fu la tua scivolata. Quanti episodi sono stati evitati giocando così? La cosa divertente fu la tua scivolata, perché tu praticamente nel rincorrere all'indietro il pallone scivolasti, quindi annaspasti, e c'era questa cosa che si vede il tuo gesto nel mantenerti in equilibrio, che ti rialzi dalla scivolata e la palla che finisce in porta. Ma tu immagini la Jalapas quanto ci campava su sto gol? Lo so, ci mancherebbe altro, so che ci avrebbe... diciamo che Bunic la diede un no look senza guardare, bisogna conoscere la storia del perché.
Sì, ma Bunic dietro una palla no look senza guardare proprio, diciamo la verità. Non no, era da lui il grande Tarcisio. Talmente fuori. Senti, io ti ho chiamato per sapere di Alex Meretta. A Napoli lo stanno massacrando e io lo difendo. Ma massacrando perché ha preso, ha fatto autorete sul colpo che ha preso la traversa? Sì. Quello? Sì. Per il terzo gol? Sì. Ma è... tutti i portieri, io una volta ho preso un gol così a Treviso, giocavo col Como in Serie C prima di andare al Varese, che poi è, e tirarono e mi buttai come si deve buttare, la palla la tocchi, la butti sulla traversa, nel rimbalzo ti prende sulla schiena e va dentro. Ma dov'è la tua responsabilità? È la casualità, punto e basta. È un fatto casuale. D'altronde cosa doveva fare? Non doveva buttarsi? Non doveva deviare la palla? Ma guarda che questi gol l'hanno preso tutti, come quei gol che fanno un cross che passa attraverso 20 gambe dentro l'area di rigore e si va a infilare l'MLM nell'angolino opposto. Il portiere non può fare niente, perché il portiere si aspetta la deviazione, non può andarsi a buttare nell'angolo sinistro prima che la palla arrivi, si aspetta la deviazione di quelli che sono davanti alla porta. Che probabilmente mi stai dando un bel bicchiere d'acqua buona, acqua pura, finalmente qualcuno che parla con cognizione di causa e con giudizio. Il gol che ha preso Meretta da Luis Alberto, il gol che ha preso di tacco da Luis Alberto. Ho giocato portiere, ho allenato tutti i portieri che ci sono, che c'erano nella mia epoca in Serie A, perché quando sono andato in nazionale allenavo tutti. Poi ho fatto allenatore del Parma in prima. E quando finivo di giocare, di allenare la squadra, allenavo anche i portieri, perché per me era un piacere, perché sapevo cosa dire e cosa fare. Adesso tante volte io credo che l'allenatore debba insegnare quello che serve, non quello che sa. Invece tanti allenatori vanno in campo e insegnano quello che sanno, ma non serve, perché serve altre cose. Perché se uno non è rapido devi dargli la rapidità. Se uno non ha presa, deve allenargli nella presa. Se uno non ha tempo nello stacco, deve allenare il tempo dello stacco. E questo anche per le squadre. Quindi io dico che c'è anche, intorno ai portieri che non escono, c'è anche un fatto che non li fanno uscire o gli dicono di non uscire, lo so, gli allenatori. Ma non esiste più. I palloni avranno anche delle traiettorie più veloci, non lo metto in dubbio. Ma così è eccessivo. È un po' più difficile, è eccessivo. Senti, ma il gol che prese qualche domenica fa dalla Lazio, il tacco di Luis Alberto, poteva far di più secondo te? Te lo ricordi? Il gol che ha preso, scusa? Dalla Lazio, Luis Alberto, il tacco. Te lo ricordi? Non riesco a... Il gol di tacco che ha preso contro la Lazio da Luis Alberto, te lo ricordi? Fammi ricapitolare, ricordami un attimo, perché no, può darsi, Felipe, ma Anderson, non lo presento, Felipe forse. Anderson mette la palla nell'area piccola, Luis Alberto di spalle alla porta, di tacco la mette dentro e passa ma quello è stato un gran colpo di Luis Alberto. Quella era una palla bassa, esatto, non era una palla a rasoterra. Io parlo delle palle alte. Ma ti ho chiesto, secondo te poteva fare di più su quel gol? Secondo te, perché anche lì lo hanno accusato. Secondo me ci può prendere benissimo, poi puoi fare anche il miracolo, perché tante volte prendi di palloni, fai di quelle parate che sono gol fatti, e a volte prendi dei gol su tiri che potresti parare, o perché sei partito in ritardo, o perché hai visto la palla passata davanti a un giocatore, o perché ha avuto un falso rimbalzo di qua di là. Quindi è vero che ci sono delle parate che dici, come ha fatto a fare quella parata? Parate gol. E altre volte che prendi dei gol che potresti anche pararli. Purtroppo questo... Però lì c'è la genialata che ti frega, insomma, no? Là c'è la genialata. È la stessa cosa di un attaccante che a volte tira, non è che la vuol mettere, la palla va nel 7 perché ci va, perché la prende in un certo modo, va nel 7, se è un calcio di punizione è un altro discorso, ma se è un tiro al volo, un tiro in corso, un tiro in movimento, la palla va nel 7 perché prende quell'angolazione lì e fa gol. Altre volte tira, la palla va fuori o la para il portiere, e il tiro praticamente forse è quasi lo stesso,
soltanto che l'inclinazione del piede, la della scarpa di qua da, gli dà quell'angolazione lì. L'esecuzione sì, praticamente è la stessa. E quindi quello che voglio dire è quello, che certi tiri si possono parare e si possono non parare. Poi ci sono gli errori, come gli errori, quanti li ho fatti, quindi io so di errori quando prendi la palla perché perdi il tempo e stufi in ritardo, o perché quando sei stato... Perdi la coordinazione, la palla... succede tante cose. Sì, ma ci sono tanti modi di prendere gol per degli errori. Una volta sono uscito a fondo campo, fuori dall'area di rigore, ho calciato un pallone, ho preso addosso a Damiani che giocava nel Genova, il rimpallo è andato in porta. Ma cosa potevo fare? Se non uscivo, che calciavo quel pallone lì, Damiani si presentava in area da solo con me, hai capito? Cioè ci sono dei gol delle parate che sono incredibili, e ci sono dei gol che prendi che una puoi domanda, tutto sommato parare. Genione, ma Flipper quando ti incontra te lo paga il caffè almeno? Il Flipper è un grande amico, cioè voglio dire, noi abbiamo fatto un sacco di tornei, anche vinti di doppio insieme, di calciatori VIP lì a Bergamo, di qua di là, e poi alcune nostre sfide di tennistiche sono leggendarie. Ma lui è un grande esperto d'arte, Flipper Damiani è un grande esperto d'arte, è vero, un grande esperto di arte, Flipper Damiani. Grande? Esperto di arte. Ah, sì, grande esperto di arte, ha scritto anche un libro sui quadri, un libro bellissimo. Sì, un grandissimo esperto di arte, uno che culturalmente è preparato in tante cose, no, certo. Per chiudere, Meret è portiere da Napoli o fanno bene a Napoli a essere dubbiosi sulle sue qualità? Noi abbiamo divagato e mi dispiace che ho sentito anche in ritardo certe cose, però devo dirti, Meret era stato criticato, è stato messo anche da parte 2 anni fa, anche da Spalletti, aveva giocato 7 partite, mi pare, e sì, lo criticavano, preferivano, un altro che era un ottimo portiere. Poi doveva andare via, si è conquistata la fiducia, ha giocato al principio, ha fatto un grandissimo campionato, il Napoli ha fatto quel grande campionato non certo solo per Meret, ma anche per Meret. E adesso vogliamo rovinare il giocattolo? Vogliamo rovinare, esatto, che non è un giocattolo, perché è un lavoro, vogliamo rovinare tutto quanto ricominciando a criticare? Probabilmente lui è anche un ragazzo forse sensibile, io non lo conosco, però mi sembra un bravissimo ragazzo, è nel giro della nazionale, avrebbe già meritato di giocare in nazionale, e adesso facciamo delle storie, delle polemiche. Poi io quando ho visto prendere il gol che ha picchiato, che sfiga, scusate l'espressione, no, giusto, così, ma che erronia, ma è così, ti butti, devi la palla, tocca la traversa, ma anche se non la devi, tocca la traversa, nel rimbalzo ti batte sulla schiena, ma che colpa hai? È soltanto casualità, punto e basta. Bene. Per salutarti voglio ricordarti un episodio che da ragazzo mi è rimasto impresso. Vengo di notte al San Paolo a vedervi giocare in Coppa UEFA Napoli-Videoton. Partita che vinciamo 2-0. Sì. Sullo 0-0 il Napoli, come era vostra abitudine, fuorigioco altissimo, e Gedeone giustamente accorcia sui compagni di reparto, cioè praticamente eri sulla lunetta dell'area di rigore, fuori dall'area. Sì. Non scatta il fuorigioco, uno arriva di loro contro di te, tu gli vai addosso cercando di evitare di prenderla con le mani per impedirgli il tiro, lui ti scavalca con un pallonetto che va verso la porta in gol. Ma c'è un difensore del Napoli che nel frattempo si è staccato e corre come un fulmine. Si chiama Tonino La Palma, che arriva quasi sulla linea di porta, in sforbiciata volante leva la palla dalla porta. Te lo ricordi? Sì, 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 sì.
me lo ricordo perfettamente. Adesso confondevo con Bruscolotti, che deve aver fatto qualcosa del genere, ma non è quell'episodio lì, è proprio di Tonino La Palma. Hai perfettamente ragione. E ti do una era cosa, velocissimo, ricordo, Tonino, proprio, era velocissimo. Oh, velocissimo. Io, il Videoton era una squadra che il Videoton erano dei televisori. Mi ricordo quando abbiamo giocato, ho fatto una partita stupenda, tant'è vero che mi hanno premiato come vabbè, a volte può capitare anche a me, come il migliore, mi hanno dato una coppa di vetro bellissima di qua di là, che purtroppo poi nel viaggiare mi si è rotta di qua di là. Oh. Però ricordo perfettamente il Videoton, lo ricordo perfettamente. È stato quell'anno che poi abbiamo giocato anche contro il Porto. Sì, 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 siamo sì, arrivati sì, a giocarci contro il Bani Kostrava, che faceste un viaggio Bani di ritorno, Kostrava. Faceste 0-0 lì sotto una pioggia pazzesca, sì, di ritorno l'aereo non voleva atterrare. Antonio Giuliano mi ha raccontato che vi siete morti di paura. Sì, sì, è vero, c'è ragione. Io a volte confondo gli episodi qua di là, però quello mi pare che fosse l'anno che siamo arrivati in semifinale di Coppa UEFA. Esattamente. No, è l'anno che siete arrivati secondi in campionato, perché voi perdeste in casa col Banic, andaste a cercare di vincere lì, finì 0-0. Ah, vero, sì, è vero, c'hai ragione. La domenica dopo c'era la Juventus e perdeste 6-2 con la Juve poi. E poi perdemmo 6-2 con la Juve. Esatto. Vedi che la memoria mi aiuta. Ci venivano dentro da tutte le parti, ma sì, mi ricordo. Però eravamo stanchissimi del viaggio, mi ricordo, sì, hai ragione. Una cosa così, sì, è vero. E per salutarti, la mia prima partita al San Paolo, dove mi portò un mio amico che si chiama Cucco Petrone, Cucco è il soprannome, che è il suo vero nome, è come Gedeone per te, e disse: dobbiamo andare a vedere, Napoli-Juventus. Io avevo 15 anni, lui ne aveva 17, ed era il mio mentore un po' più grande. Dice: compro i biglietti e andiamo a vedere Napoli-Juventus, la prima al San Paolo dell'epoca Vinicio, con Giovanni Vavassori in campo, Zurlini, portiere nuovo di Zecca, Zoff di là, sì, e Carmignani di qua. Sì, gol di Canè e Clerici, 2-0. Nel lui, Cucco aveva come soprannome Gedeone, perché ti aveva adottato. Non dice una parola tutta la partita. Nel secondo tempo, quando siamo ancora sull'1-0, l'unica volta che tu sei impegnato, fai una grande parata e salvi il risultato. E lui scatta dalla poltroncina: Gedeone! Come un pazzo. E vincemmo quella partita. Che bei ricordi. Memorabile. Dovresti scrivere un libro. Magari l'hai scritto anche. Lo farò di sicuro. Ce l'ho in stato avanzato, diciamo così. Ci arriverò. E comunque mi hai battezzato al San Paolo. Solo che quel giorno io, che giocavo in porta, capii una cosa vedendo giocare Dino Zoff. Che cosa significa essere un grande portiere, e mi avvidì, che quando ci arrivo a quello che, perché era un mostro, mamma mia, per segnargli Canè dovette tirare una bomba mostruosa, perché ne aveva già presa un'altra prima pazzesca, ma poi era glaciale, era freddo, cioè tu una mischia e lui proprio è stato, sì, poi non era per niente teatrale, lui non si buttava a terra se non c'era da buttarsi per terra. Capisci quello che voglio dire? È stato un portiere essenziale. Tra lui e Buffon, è un portiere essenziale, perché un portiere rimane sempre, come un direttore rimane sempre un direttore, un portiere rimane sempre un portiere. Bene. Gedeone, con te ci fare le giornate, perché tu sei una miniera, meravigliosa. Grazie mille. Grazie a voi, grazie per i ricordi, grazie, ciao. Grazie mille. Io vado a nozze, queste sono, è la mia generazione, i miei idoli. Tua memoria a me stupisce sempre, devo essere sincera, comunque. Era quella partita di non so quanti anni fa, è finita. Stiamo parlando una del 70... Stiamo parlando del 74. 50 anni fa praticamente. Senti, 50, nel no, mentre 60, noi 60. Mentre noi siamo qui a chiacchierare, 40, a parlare, a ricordare il passato, Rudy Garcia sta facendo la conferenza stampa. Ah sì?
E che dice? Sì. Che dice? Per il momento ha detto sulla formazione che la valuterà domani per capire, per capire chi sta bene e chi no. Abbiamo studiato la Fiorentina che cambia spesso giocatori di qualità, l'ho vista ieri sera nel modo di giocare che non cambia. È una squadra di qualità, forte offensivamente sui cross e di testa, ci somiglia ma noi siamo il Napoli e giochiamo in casa. Abbiamo l'obiettivo di continuare la striscia di vittorie iniziata con l'Udinese. Ho detto ai ragazzi se siamo capaci di fare tre vittorie di fila, migliori la classifica, questo è il nostro obiettivo, quindi ovviamente vuole la vittoria contro, contro la Fiorentina. Ha parlato anche della questione Mario Rui, di Giuffredi, e ha detto, se rispondo ogni volta che c'è una gente che piange passerò tutto il mio tempo a farlo, quindi pesante. Ha detto l'importante è il giocatore che vedo tutti i giorni, io parlo con lui un attimo solo che qua questo altro fa parte del consiglio dei saggi, Mario Rui. Attenzione, nel consiglio dei saggi non c'è né Kvaratskhelia né Osimhen. Il consiglio dei saggi è composto dal suo braccio destro in campo, che ogni sa, è composto da Di Lorenzo, dal capitano ovviamente, ovviamente Zielinski e Mario Rui, Zielinski, Mario Rui e Alex Meret. Ah, per tutti quelli che dicono che non conta niente, che è un ragazzino, invece è uno influente. Comunque Garcia ha parlato con Mario Rui, ha detto ho chiarito con Mario Rui le cose che ha detto, abbiamo un rapporto sano e onesto, vorrebbe giocare di più ma a me piace che sia motivato per avere più spazio perché è un giocatore importante, quindi aggiunge giocherà. Ho fortuna giocherà. Qui ho sempre cercato terzini sinistri di qualità e qui ne ho due forti, quindi ovviamente ha chiarito la questione direttamente con il giocatore senza passare per procuratori, agenti. Senti, io voglio sapere da te, vuoi fare l'edito radio o vuoi andare con il nostro prossimo ospite? Dato che ci siamo prolungati un po' con Pietro Carmignani. Andiamo all'ospite. Va bene, allora, mentre io ti lancio questo commento, perché voglio sapere anche tu cosa ne pensi di questa questione di Mario Rui, contattiamo subito il nostro ospite. Perché Giovanni ci scrive, secondo lei a seguito di quello che ha detto Giuffredi il Napoli deve intervenire o il silenzio è la miglior risposta? Io so che il Napoli si è chiamato a Mario Giuffredi per ricomporre la questione ed evitare polemiche. Secondo me la scelta migliore in questo momento è stare a volume basso. Fare i bassi, volume basso, perché di polemiche ce ne sono state fin troppe in questo periodo. L'ultima è su Bambolotto, il famoso Ciccio Bello, dove c'è una drittata da parte di Giochi Preziosi inaccettabile. Napoli fa bene a tutelarsi legalmente. E poi l'ha detto Garcia, col giocatore si è chiarito. Poi vediamo un po' chi altro possiamo. Mi è scomparsa la Silvia. No, ci sono. La Rosellina, la Rosellina di maggio. Sono tornata subito. Ottobre è il mese mio, tu sarai di maggio. Tu di che mese sei? Io di maggio sono, non so come hai fatto. Ah, proprio di maggio? Rosellina di maggio, di maggio. Quindi perché tu sei nato ad ottobre, tra poco è il tuo compleanno. Allora, guarda, a me questa cosa che hai detto già mi hai fatto innervosì. Mi hai fatto per arrabbiare. Perché hai fatto proprio in questo momento, tu hai fatto proprio una cosa che non si fa, hai bestemmiato in chiesa. Che ho fatto? Allora, che tu non ti ricordi come io mi chiami, ci può stare, ma che tu non ti ricordi che sono nata nello stesso giorno di Diego Armando Maradona, ragione, è inaccettabile. Hai ragione. Perché è l'unica cosa di cui sono orgoglioso. È l'unica cosa di cui sono orgoglioso. Il 30 ottobre. È nato lui e ci sto pure io. E ci sembra, vabbè, hai ragione. Colpa mia, quasi blasfema questa cosa. Il mese è senti, mio. Senti, al telefono con noi invece, dobbiamo vedere se l'ho fatto arrabbiare anche lui con questa cosa. Glielo chiediamo. Guido Clemente di San Luca. Oh, voglio uno tosto, finalmente. Ah. Ma che tosto è tosto? Allora, la bambina è troppo piccola, è un errore di gioventù. Insomma, a che età si consente pure a bestemmia. Rendo noto che il 30 ottobre al Museo Archeologico Nazionale ci sarà un convegno per commemorare la data.
Noi il 30 ottobre faremo il premio Maradona sulla MSC Crociere, e lo voglio ricordare, è un premio Maradona che l'amico Dino Cautiero ha istituito da alcuni anni, Scugnizzo per sempre, e sarà il giorno in cui verrà commemorato Diego Armando Maradona. Vabbè, ma Diego è Diego, ragazzi. Veniamo a noi. Ancelotti è più bravo o più fortunato? È solo fortunato. Lo dico da una vita. Aspettavo una frase più colorita. Guardate. Guido, è calcio d'angolo, non ci sta, vogliamo parlare. Sì, a parte il calcio d'angolo non ci sta, ma quello è l'aspetto delle regole, come al solito, eccetera. Io voglio dire questo, quel tiro, c'è un'altra circostanza, che lì sono usciti in ritardo, perché i miei amici mi facevano notare la differenza tra noi e il Real Madrid, che Zielinski con la palla tornata all'indietro tira e il portiere para. Invece a loro, con la palla torna all'indietro, Valverde tira e fa gol. Grazie il cavolo. Valverde tira senza contrasto. Zielinski aveva una muraglia avanti davanti. Però sono ingenuità che a quei livelli non si accettano, perché tutti sanno che quando c'è un calcio d'angolo ci vuole l'uomo che protegge la difesa davanti all'area di rigore. Sì, ma perciò dico, voglio dire, Valverde tira indisturbato, dopodiché comincia, cioè il fattore C di Ancelotti si mette in moto progressivamente, prima viene deviato, sembra impercettibile, ma se non viene deviato Meret la prende, perché tutti dicono non è stato reattivo, è stato reattivo, ma non può essere reattivo sulla deviazione. Dopodiché poi il fattore C si moltiplica, sbatte sotto a traverso dopo che lo sfiora Meret comunque, e ci va in coppa, scene, va in tapo, ma dai, di che stiamo parlando? E adesso si dice, allora, che il Real Madrid sia costituito da giocatori individualmente, tutti, quasi tutti, singolarmente più forti dei giocatori del Napoli, è un dato facilmente rilevabile. Che sia squadra più forte del Napoli è una falsità. Il Napoli è squadra più forte del Real Madrid. Ma nel secondo tempo il Real Madrid non ha mai tirato in porta. Io dico, nonostante stia ancora assimilando, perché non si sono ancora intesi fino in fondo, è un work in progress con Garcia, però la squadra si vede un'idea, una trama, c'è il Real Madrid si fonda essenzialmente sulla qualità individuale dei singoli. Ma che mostro è quel Bellingham? Dimmelo tu, che tu hai visto tanti giocatori. Sì, è un bel giocatore, non esageriamo, anche lì il secondo ma sa fare tutto, difende, attacca, contrasta. È vero che Anguissà si è riuscito a fumare una sigaretta invece come una terra, no? Diciamo questo innanzitutto. Sì, è vero, è vero. Dopodiché lui va nel contrasto con Ostica e vince un mezzo rimpallo con un mezzo tunnel del tutto fortuitamente. Poi naturalmente la misa mette a punta a calcette e la misa la palla dentro, che dimostra che è un bel giocatore. Però diciamo, o stanno pompando oltre ogni ragionevolezza. Piano. Addirittura una pagina della Gazzetta che dice mezzo Di Stefano, mezzo Zidane. Ma scusi, tu appartieni alla categoria, quindi la conosci dal di dentro. Ma scusi, i giornali hanno a scrivere, hanno a fare un po' sino che fa, che mestiere tenata. Hanno a fare moina, come si dice. Diciamo quello che è. Basta una mezza, parla Giuffredi. E immediatamente il caso, con la prima pagina del Mattino, eccetera. Giuffredi è un procuratore, diciamo, non particolarmente amabile, diciamo la verità. No, che di persona è amabilissimo, è un simpaticone. No, io non lo conosco personalmente. Io sì che lo conosco, ti posso garantire che è uno dei procuratori più simpatici che abbia mai conosciuto. Sì, io lo conosco per le esternazioni, per il modo e invece in cui io ti dico di persona è una persona piacevolissima. Ho capito, è per quello che invece si manifesta. Ma pure De Laurentiis di persona è piacevolissimo, capisci? Nel privato gente è diversa che nel pubblico. Mica sono tutti come te che sei piacevole sia nel privato che nel pubblico.
Bravo, e tu mi viri a me, come ieri in tuo privato? Tu sei un piacione, non tu sei un piacione. Sono piaciuto, sì. Comunque, insomma, per tornare al discorso, lì... Ma tu stavi allo stadio a Napoli, a Madrid, ci stavi allo stadio? Stavo allo stadio, vuoi che non sia allo stadio? Io ho fatto l'abbonamento, quello... Cioè, quello full, quello che comprende tutto. E quando ha segnato sti card di testa, che combinato? Mia moglie mi continua a dire: ma ti pare mai possibile che noi ci facciamo l'abbonamento al San Carlo? Ma ti pare mai possibile che tu spendi tutti questi soldi? Perché oltre a quelli io poi ho Sky e DAZN, quindi sono da non per niente. Mia moglie dice: io le rispondo, amore mio, a malattia e malattia, esatto, ragazzi. Non c'è da fa. Senti, ma quando ha segnato Ostigard che ha piano l'ascensore, ha fatto gol, tu che hai combinato? No, si sono viste direttamente tutte le prime particelle del mio esofago, se bastava stare il tuo esofago addirittura. Sì, perché era tutto aperto, tutto, c'era tutta l'apertura totale, definitiva. Cioè, hai gridato a dei decibel. Dopodiché, che sono... quando il capitano ha fatto quella corbelleria, sotto a me l'ha fatto, proprio sotto a me. Ah, stavi proprio là. Sono barrebutato tutte le intestine. Ma ripeto ancora una volta, il fattore C di Ancelotti. Cioè, Di Lorenzo non sbaglia mai. Quando sbaglia, quando andava a Parigi a partitore al Madrid. Poi, secondo me, hanno crocifisso Meret. Meret non tiene nessuna responsabilità. Forse, e tu te ne intendi di portieri, forse, sul primo gol... Non può fare niente, no, lui non può fare niente. Lui si piazza, no, come dite, a croce sul primo palo... E l'ho rivisto 50 volte, Guido, non ne posso più, me lo sono brato a memoria. Copre troppo il palo, scoprendo il palo largo. Non, signore, si lascia solo quello all'avversario, si deve lasciare solo quello, se poi la mette là è gol, c'è poco da fare, e quello l'ha messo ma proprio là. Ma gli ha lasciato troppo spazio, troppo. No, non può fare niente, il piazzamento è preciso. Ho visto che tu recentemente lo hai bacchettato dicendo che se vuole diventare un fuoriclasse deve fare qualche cosa di più. Perché sta diventando un portiere ordinario. Ho letto che hai magnificato Vicario, che sta facendo un upgrade. Non l'ho magnificato, ho detto Vicario, che ti era inferiore, sta crescendo in maniera esponenziale. Invece tu, che l'anno scorso hai fatto un grande campionato, quest'anno ti vedo meno convinto dell'anno scorso, e invece devi fare lo step successivo. Ma stanno mosce tutto, guarda, ma perché Anghissà come sta? Anghissà, guarda, è un mistero. Una partita migliore in campo, la partita dopo il peggiore. Sale, scende come... Non... Pare una giostra. Allora, tutto il primo tempo, al mio vicino di banco, l'avvocato Sassi, naturalmente, quando tu stai sul campo, vedi tutta la partita, non vedi soltanto quello che si vede. E tu visti i movimenti di Anghissà, anarchici proprio, andava proprio a buto. Lo richiamavo continuamente, ma tu vieni Anghissà. Ma tu vieni, vaga per il campo, camminando. Vaga per il campo, ma camminando, senza tenacia, senza mordente, ma che tende, che c'ha una rata? Ma che ci tiene, ma che ci vuole a buttare a terra Bellingham? Ma fai fallo e ti pigli giallo, ma qual è il problema? Lo so, ma perciò ti dico, vire come il fattore C di Ancelotti, sbaglia Di Lorenzo e pareggia una partita, sbaglia anche sa e fanno noi a un, poi pareggiamo e buttammi i palloni dall'area rigore, chi le pare, chi le tiro va fuori, compagnia bella, la palla non tratta, poi dice che non è vero un Kairos, a quell'altra parte un calcio d'angolo che non ci sta, o tiro, la palla esce fuori, nessuno esce a comprimere a chi, o tiro, sbatte un coppa alla metà spalla, disorienta Meretta, va un coppa a Gravezzo, fa un coppa a spalla e Meretta e va in, e giam! Tu te lo ricordi che Gianni Gnocchi scrisse il culo di Sacchi, te lo ricordi? Come no, io però non ho usato il fattore C. No, poi ho nominato il titolo di un libro, mi sono fermato. Ma io ho utilizzato da un anno e mezzo a questa parte un'espressione più dotta, più colta, Kairos, per indicare il tempo giusto delle cose. Si teneva per un di cassare in un curillo Kairos contro Real Madrid e schiattava, ma la fortuna che accompagna Ancelotti è un valore aggiunto o è, che ne so, è la fortuna? Per me è il tratto definitore. Io continuo a sentire il nostro comune amico Antonio Giordano parlare di Ancelotti come se fosse il Dio sceso in terra. Allora, se tu giudichi un soggetto per i suoi successi professionali,
e basta, vuol dire che fai una valutazione, per me, sotto il profilo scientifico, errata, perché ci sono troppe altre valutazioni da fare. Insomma, è come se io dicessi che, come si chiama il fotografo che, ambiguo che tutti chiamano sex symbol, mo' oggi visto l'ha intervistata la moglie Mentana, come si chiama? Corona. Corona, no. Stiamo parlando del famoso Fabrizio Corona, famigerato. È indiscutibilmente il più forte allenatore della storia, è come dire che Corona è il più grande amante della storia. Questa gente non deve, se io sono convinto di essere un amante non amatore, che è un'altra cosa, ma nettamente superiore, perché i caratteri per qualificare una fattispecie. Clemente Di Gianluca versus Corona 2-0, vai! Ma non tengo niente a che fare, leva mani a me. Voglio dire che Ancelotti è il più forte allenatore della storia, equivale a dire che Corona è il più grande amante della storia. Per me è una corbelleria. Okay. Perché i luoghi comuni, le cose. Guido, ma affondiamo i colpi. Questa trasmissione sul VAR che fa Rocchi, ma che serve? No, io l'ho già detto, mi pare l'altra volta, o l'ho detto un'altra volta. Io non la vedo. Ma come c'è l'abbonamento a DAZN, non te la vedi? No, quella non me la vedo, perché c'è l'abbonamento a DAZN, perché questo ricatto mercantile orribile mi impedisce di vedere le partite se non ho quei due abbonamenti. Siccome io tendenzialmente le vedo tutte, di coppa, di non coppa, tutte le vedo, il pallone lo vedo tutto, certo. È la cosa di cui capisco di più, perché ne vedo ore e ore e ore in diretta. Poi ricordiamo che tu hai giocato a pallone, hai allenato, lo studi. Ma queste sono cose amatoriali. Un pallone mi scorre rinde e vene, i globuli sono bianchi e neri, non è russo. Né blu. Io pensavo che tu eri più dedito alla bellezza femminile, invece è abdicato a questo punto. No, naturalmente, ieri proprio ad un convegno, ieri è stato un convegno bellissimo sulla memoria e l'oblio alla Fondazione De Felice a Palazzo Dottore. La memoria e l'oblio, fantastica. In relazione a c'erano specialisti di tutte le aree interdisciplinari, ma era organizzato dai colleghi museologi della Vambutelli, molto interessante, eccetera. Cioè, il sottotitolo del convegno era dimenticare nei luoghi della memoria, visto come un disvalore. Io ho fatto un intervento finale, per carità, da non esperti, dicendo, scusate, ma invertiamo la cosa. Dimenticare nei luoghi della memoria, perché i luoghi della memoria ti consentono di rimanere indenne, quindi di dimenticare le brutture cui siamo costretti dalla politica dell'immigrazione, dalla violazione della Costituzione, dalla violazione dello Stato di diritto, fino alla mercantilizzazione della cosa più bella della terra, che è il gioco del pallone. Devo dimenticarlo nei luoghi della memoria, cioè nei musei, si va per avere una sorta di area franca dalle orripilanze della vita quotidiana. Ti sono piaciuto? Bello, bello, mi si è piaciuto assai. Napoli-Fiorentina mi interessa. Guido, tu hai avuto in filosofia. Ho letto che l'altro nostro amico Paolo Del Genio, ho letto che ha scritto che è la partita più importante della stagione. Sono convinto che è così. Hai ragione Paolo. Paolo è uno di molto buon senso, dice cose giuste. E ha ragione, perché se noi battiamo la Fiorentina anche convincendo, è vero che la Fiorentina ha giocato ieri sera, io l'ho visto i primi 70 minuti, il 65, oh, il primo tempo 70, orrendo, l'ha detto anche Italiano, però negli ultimi 20 minuti è inguardabile proprio. Se quella è la Fiorentina non ci dà nessun problema, purtroppo non sarà quella, immagino. Però poi dopo ha fatto gli ultimi 20 minuti con una ferocia, un'aggressività assoluta. Quindi squadra strana, squadra difficile da acchiappare, strana. Bisogna capire che cosa succede e poi bisogna capire quanto turnover il mister farà. Perché se fa giocare qualcuno, per esempio, io partirei con Kasciuz al posto di Anguissa. Così sarà, così sarà. Partirei con Mario Rui al posto di Oliveira. Così sarà.
anche perché nonostante Giuffrè, l'ultimo dubbio è Lindstrom, se gioca lui o gioca Raspadori o Politano. Io farei giocare anche Lindstrom al posto di Politano, pare perché che sia così. Allora ho capito, Garcia chiama a te per fare formazione, me lo potevi dire, me lo potevi dire. Forza Maron, potremmo stare più tranquilli. E io lo faccio intuendo senza nemmeno consultare i saggi. Ha parlato anche di Lindstrom in conferenza stampa. Che ha detto? Che ha detto? Ha detto: è arrivato tardi, non è semplice inserirsi, anche perché il Napoli gioca in modo differente dall'Eintracht. Sta entrando negli schemi, può giocare sulle fasce dietro una punta, ma quando è in campo deve migliorare il suo rendimento. Lasciamogli tempo, lui lavora bene in allenamento, io faccio di tutto per aiutarlo. Facciamoci un po' prima tempo, cazzo, poi si va malamente, ci mettiamo a Politano. Bravo, bravo. Gli ultimi 3 minuti, perché gli ultimi 3 minuti, 3 cambi, non sono accettabili. Tu l'ultimo 3 minuti ne può fare uno solo, che tu si stipata nell'eventualità ci sia un infortunio. Bravo, bravo Guido, io come ragione d'allenatore, bravo, sono d'accordo con te. Tu là, i 3 cambi li fa prima, quando io subito, quando prendi il gol del 3-2, quell'inopinata Mazzaria, immediatamente l'Aia fa e a mettere le energie forze in campo, esatto. E tu conservi solo a uno quello che preferisci tu, magari Simeone, per gli ultimi 8-9 minuti, 2-3 minuti di campo e qui è il recupero. Perché oggi non lo posso appiccicare con Guido, stai facendo tutte cose giuste. Oh, ma hai studiato bene, oggi sono tutte cose condivisibili, non mi posso manco appiccicare con te, niente. Non puoi fare niente perché io sono competente di pallone. Allora, ma sei altrettanto competente anche di materia femminile, perché una volta dicevano che eri uno molto attento. Lo abbiamo sempre detto questo fatto, sempre l'abbiamo detto. Però tu continui a preservare le tue... diciamo colleghe con cui fai conduci le trasmissioni impedendomi di invitarle a cena e io non posso farci niente. E certamente io le preservo in tutti i sensi. L'attuale signorina che ti affianca, giovanissima, mi scrive i messaggi WhatsApp dicendo signor Clemente, una cosa terrificante, capito? Allora la prossima volta Guido. Cioè, se vuoi tenere le distanze chiamami professore, altrimenti come più convenevole chiamami Guido, dopodiché io ti dirò mia cara, puoi venire a cena con me al lume di candela? E tu direi di bene, no, ovviamente non avrai il permesso del direttore che sono io. Grazie mille. Grazie Guido. Grazie mille Guido Clemente, però, di San Luca. È sempre lui, è meraviglioso. Vabbè, però oggi non l'hai fatto arrabbiare, quindi va bene. No, così. Sta abbastanza... Si è arrabbiato con quelli che criticano il Napoli e Meret, quindi insomma. Ma sugli quindi arbitri oggi non teneva genio sugli arbitri oggi. Vabbè, la prossima volta. Senti, noi dobbiamo andare in al primo favore che fanno alla Juve, lo andiamo a... Ovviamente, è quello per a Napoli, forza. Sì, a Napoli, vedi il napoletano come è meraviglioso, cioè, a me è venuto in mente socotiare, no? In italiano dovrebbe essere stuzzicare, stimare, ma non ha lo stesso... Non rende. Dobbiamo mettere la formazione al fantacalcio, lo sai? Ah sì, hai ragione. Beh, alle 18.30 si gioca oggi, andiamo in pubblicità. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Vorresti vivere in 1000 mondi? Chi legge può. Ritorna a Napoli il Campania Libri Festival. Stand degli editori, autori e artisti, laboratori e tanto altro. A Palazzo Reale dal 5 all'8 ottobre. Ingresso gratuito. Campania Libri Festival. È tempo di librarti. L'evento è finanziato dalla Regione Campania. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello.
Bentornati su Radio Napoli Centrale, è tempo di Serie A ed è ovviamente tempo di fantacalcio perché oggi si gioca alle 18.30 a Empoli Udinese e quindi dobbiamo mettere la formazione e noi andiamo dal nostro Antimo Buonanno che ci dà sempre i consigli migliori. Ciao Antimo, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Ah, dico solo una cosa, Luca l'altra volta. Assegnato. L'avevi detto, si sbloccherà Luca. Non so se tu hai letto, ma prima Antimo ci ha scritto che Guido Clemente di San Luca è stato un suo professore all'università. Sì, giurisprudenza a Santa Maria. Com'era un professore? Ero follemente innamorato di lui, è un pazzo nell'accezione positiva. È uno di quegli insegnanti che ti restano nel cuore perché fa la lezione, parla di tutt'altro fuorché del diritto amministrativo, insomma la sua materia. Parla del Napoli, di altre cose, ma è davvero magnifico come insegnante. Me lo ricordo con piacere. All'esame ti ha trattato bene? Sì, all'esame mi ha trattato bene. E poi c'è una storia particolare che mi lega al professore, però è... Cioè, perché ho avuto anche la moglie alle superiori, quindi sono passato la moglie è più severa. Sì, mi sa che insegnava sempre diritto, però anche lei. Ma chi era più stata una bella cosa. Allora, lui, io ricordo con piacere perché lui ha fermato la cattedra quel giorno e mi ha chiesto di scrivere una lettera alla moglie, una cosa pazzesca. Perché ha detto vicino a me, ha fatto la battuta, tu hai avuto l'intera famiglia, nel senso che hai avuto mia moglie come insegnante e poi hai ritrovato me all'università. E ha fatto proprio fermare la cattedra, dicendo no, tu devi scrivere di qualcosa. E io, insomma, gli scrissi, prof, io sto continuando nella mia carriera di attore. E infatti ho abbandonato giurisprudenza a 5 esami alla fine. Oh, Gesù. Per fare il Davimus. E adesso sono iscritto al Davimus, insomma, una facoltà che mi si addice. Ah, ho capito, vedi che bella storia. Vabbè, riporterò tutto questo a Guido Clemente che sarà ben contento. Allora, Luca ha segnato, quanti punti hai fatto la settimana scorsa? Allora abbiamo fatto 79 e mezzo, abbiamo preso parte Luca che l'avevamo dato tra le sorprese, abbiamo preso due gol, Pellegrini Lukaku, due assist Zielinski Di Marco e di nuovo il portiere imbattuto Rui Patricio, insomma. Allora dacci consigli, sì, per questa settimana. Allora, questa settimana ci giochiamo l'artiglieria pesante. In porta mettiamo Meret, perché il Napoli potrebbe non subire gol questa volta. Sono fiducioso sul Napoli. Quindi Meret, possibile sorpresa se proprio vogliono rischiare, Ochoa della Salernitana, ma una cosa in più, insomma, potrebbe fare risultato a Monza. Senza prendere gol. Settimana scorsa avevo detto che il Monza faceva risultato a Sassuolo, questa volta il Monza potrebbe lasciare punti alla Salernitana, viene da troppe partite. Tu stai parlando di uno 0-0 a questo punto, se vuoi mettere ciò in porta. 0-0 o 0-1 gol di Diak o Cabral in alternativa che potrebbero fare gol, però ci teniamoci allo stand by, portiere titolare Meret. Difesa a 4, allora Di Lorenzo che vuole riscattarsi, Dumfries dell'Inter, Danilo della Juve, lo so che non ti piace questa cosa, non conosco, vai avanti, e Florenzi del Milan giocherà, sì, hai messo tutti i crossatori che fanno assist, sì. Questa settimana scelgo giocatori delle grandi squadre che secondo me faranno quasi tutte quante un risultato prima della Coppa. Dopo la facciamo vedere anche la formazione finale, però con la difesa a 3. Dumfries è uno che fa molti assist, Florenzi che giocherà può fare assist, insomma hai scelto tutti i giocatori che qualche punto lo possono portare. A centrocampo Barella, che è da un bel po' che manca, insomma, il suo gol in campionato, Locatelli della Juventus. Visto che mancano gli attaccanti, potrebbe essere lui a sbloccare il derby. In alternativa, chi ha altri centrocampisti tipo Fagioli o Rabiot, potete inserirli. E Juve lo vedi bene. Sì, e Zielinski. Sempre perché tira i rigori e perché Napoli, insomma, potrebbe segnare anche sul rigore.
Quindi questi sono i tre. Meret, Di Lorenzo e Zielinski del Napoli, va bene. E l'attacco? Osimhen? Siamo qua. In alternativa a Kvara, naturalmente, chi ce l'ha? Martinez dell'Inter, che si è mangiato l'impossibile in Champions, quindi potrebbe ritornare a segnare. Capocannoniere, quindi attenzione a Sanchez. Attenzione a Sanchez, chi ce l'ha, che l'ha comprata uno, può schierarlo perché potrebbe fornire qualche assist. E Rafael Leao, quindi questa settimana proprio tre, insomma, Leao, Martinez e Osimhen. Però questo non va bene. Ok, allora togliamo, no, togliamo Leao. Chi gioca a Fantacalcio ha speso i soldi per uno dei tre, perché non ce l'hai i soldi per comprarne due o tre di questi. Quindi mettimi un solo big e dammi due partner. Allora mi gioco Osimhen tutta la vita sta settimana. Sanchez va bene. Sanchez, e poi ci giochiamo Chiedira del Frosinone. Mica è sbagliato. Chiedira è uno che i suoi colletti li farà alla fine. Un attacco Osimhen, Sanchez e Chiedira dovrebbero giocare tutti e tre e quindi potrebbero produrre dei gol. Non è male, non è male. Bocche da fuoco ce ne sono in questa squadra. Vediamo quanti punti farai. Vediamo questa settimana. Questa era la formazione che mi aveva mandato oggi Antimo. Ripetila. Meret, Di Lorenzo, Dumfries, Danilo, Reinders avevo messo con il centrocampo a 4, sì. Zielinski, Locatelli, Barella, Leao, Osimhen, Martinez. Però questo è da fantacalcio classico, insomma, dove puoi acquistare tutti. Quella, diciamo, ufficiale per il fantacalcio, dove fatto a crediti, insomma, dove non abbiamo dei vincoli, schieriamo la formazione a 4 dietro. Quindi facciamo Meret, Di Lorenzo, Danilo, Dumfries, Florenzi, centrocampo composto da Barella, Locatelli, Zielinski, e in attacco Osimhen, poi abbiamo detto Khedira e Sanchez. Vabbè. Vediamo quanti punti facciamo con questa formazione, quindi le partite che tu consigli, i giocatori da prendere nelle partite, tu hai messo Napoli-Fiorentina come partita consigliabile per i napoletani, quindi tu credi molto nel Napoli che batte la Fiorentina. Poi credi anche in Monza-Salernitana, qualche granata. Monza-Salernitana, io Cabrallo di A li vedo bene, potrebbero segnare. Vedi bene. Poi il Frosinone pure lo vedi bene. Il Frosinone vedo un gol di Khedira, ma il Verona potrebbe fare il risultato a Frosinone. Io ho messo Folorunso, Era tra i papabili, potrebbe, Ongla, insomma, sono centrocampisti che potrebbero dire la loro. Anche Rafia del Lecce, insomma, potrebbe fare una buona partita. Bene, ragazzi, avete avuto tutti i consigli dell'esperto, no? Vi tocca solo vincere. Grazie. Umberto, che hai fatto questa settimana? Ho pareggiato quanto? Non mi ricordo più. Sì, perché ho fatto finora tre partite, una sconfitta, una vittoria e un pareggio. Abbiamo fatto 2-2. Però io non ho vinto per mezzo voto. Sono arrivato a 77,5. Il mio avversario a 73. Il mio avversario non ha schierato Orsolini, ho vinto 2-1. Mi ha graziato. Tre gol aveva fatto Orsolini, ti ha graziato proprio. Io ho pareggiato 2-2, mi è mancato un mezzo voto. Se Ciurri, anzi, a me mi ha inguaiato uno solo. Mi ha inguaiato Lovric, che si è fatto espellere. Sì, senza, 4 avrei. Senza l'espulsione di Lovric avrei vinto 3-2. Pazienza, vabbè, capita. 2-2. Andiamo avanti. Va bene. Punta la vittoria, dai, questa giornata. Devo raccontare questa cosa a Clemente, dopo lo chiamo. Sì. Ciao ragazzi. Ciao. Antimo, grazie mille. E abbiamo dato i nostri consigli anche oggi, sperando di strappare una vittoria. Umberto, non vinci mai adesso, Fantacalcio. L'anno scorso l'ho vinto, però quest'anno sono la squadra più debole dell'anno scorso. Ho fatto un brutto mercato. E tu, su 5 Fantacalcio, che stai combinando? Allora, ma tu sei piazzata bene in tutte e cinque, ultima. No, sono piazzata bene perché al mantra sono prima, ho vinto 5-3 questa giornata, quindi devo dire 5, che hai fatto? 100 punti? Sì, chi avevo? Aspetta, ora te lo dico, perché avevo Skorupski, porta inviolata, c'avevo Lautaro Martinez, 4 gol, giustamente.
Era facile, ha preso tipo 21, quindi va bene. E poi, piano piano, no, dovrei aver fatto due pareggi, due vittorie e una sconfitta, se non sbaglio, se mi ricordo bene. Quindi, bene o male, ce la caviamo. Ce lo giochiamo alle 14.30 un bel edito radio? Eh sì, direi sì, mi sembra l'orario perfetto. Andiamo subito con l'edito radio di Umberto Chiariello. L'edito radio è presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana. www.sartoriaitalianaeshop.com. Alec, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. L'edito radio di Umberto Chiariello. Ci sono cose che mi fanno riflettere per più giorni, perché non mi scendono. La pagina di ieri della Gazzetta, che ho ampiamente criticato, continua a rimanermi sul gozzo. Perché? Per una questione di coerenza, semplicemente di coerenza. Cioè, ieri la Gazzetta ha sostenuto che il Napoli è tornato indietro di 40 anni, che il Napoli, accontentandosi della bella prova contro il Real Madrid, rimanendo contenta della sconfitta, accontentandosi di una sconfitta dove si è giocato bene, fondamentalmente è un Napoli che torna indietro nel tempo e che ha dimenticato destini forti, uomini forti, di spallettiana memoria. Se uno volesse seguire questo ragionamento, dice, ah, è vero, sì, può essere, effettivamente, giusto. Poi ci rifletti e scopri che Garcia toglie una mezzala, che era stato il migliore fino a quel momento, come Gelischi, al 75esimo mette un attaccante, Raspadori. Quindi questa voglia di accontentarsi, dove sta? Se il Napoli mette in campo un attaccante in più a un quarto d'ora dalla fine per vincere la partita sul 2-2 col Real Madrid che non esce dalla sua metà campo, questo significa accontentarsi? Se poi al 78esimo il gol flipper di Valverde cambia lo scenario, deriva dalla casualità e anche dalla mazzosità di Carlo Ancelotti. Però voglio seguirlo questo ragionamento. Mi viene in mente che l'Inter contro il Manchester City non ha alzato una coppa. No, perché qualcuno se l'è dimenticato. Signori e signori, l'Inter la finale di Champions quest'anno l'ha persa. L'ha persa 1-0. Ma questa sconfitta è stata salutata come una vittoria. Perché si è mangiato il gol del pareggio due volte, tre volte, perché Lukaku ha sbagliato l'impossibile, soprattutto perché il mostro Manchester City si è rivelato molto meno mostro e molto più umano di quanto si potesse pensare prima del fischio d'inizio, e che, diciamolo tutti, il popolo interista era terrorizzato che la finale finisse con una disfatta dei nerazzurri. Il fatto di aver tenuto testa a una squadra ingiocabile come il Manchester City e che addirittura la si è fatta tremare ha portato ad esaltare l'Inter oltre misura in maniera corretta, giusta, doverosa, dando onore agli sconfitti, lo stesso Pep Guardiola lo ha detto, e
Oggi si dice che l'Inter è la grande favorita per lo scudetto perché ha tratto convinzione da una sconfitta. Udite, udite e udite bene. Cioè l'Inter oggi, una squadra consapevole di sé, forte negli uomini, nel gioco collaudato, che piaccia o meno il sistema di Inzaghi e i suoi principi di gioco, ma in un gioco collaudato negli uomini e soprattutto nella testa, visto che, a detta di tutti i commentatori, quella sconfitta ha alzato l'autostima dell'Inter. Ragionamento che io seguo e condivido. Però c'è a questo punto un tassello che mi manca. Se vale per l'Inter questo concetto, perché non deve valere per il Napoli? Che dopo un inizio traballante, con dei vuoti gravi tra Lazio e Genoa e la stessa Braga, un Napoli che ha cambiato allenatore e questo ha pesato moltissimo all'interno dell'ambiente squadra, all'interno del campo per il modo di giocare e all'interno della tifoseria che è partita subito, ha sprombattuto con Garcia out, insomma in una scossa tellurica di assestamento, visto che si parla di terremoto a Napoli tutti i giorni, questo linguaggio purtroppo ci è tornato amico o perlomeno compagno di viaggio, amico per niente. Bene, in questo periodo così complicato, dove il Napoli sembrava essere uscito dalla crisi di campo, di identità e di tutto e di più, il Real Madrid poteva rappresentare la mazzata. Primo nella Liga Spagnola, ha comprato per 104 milioni più oltre 30 di bonus il giocatore millennial più forte del mondo, perché è un ventenne, un 2003, Jude Bellingham, in attesa di avere Mbappé l'anno prossimo, è rientrato Vinicius, che è uno dei 5 giocatori più forti al mondo, senza ombra di dubbio. Bene, contro il Real Madrid, dei Valverde, dei Kroos, dei Modric, dei Rodrigo, dei Bellingham e dei Vinicius, dei Carvajal e compagnia bella, poteva ben essere che un Napoli rattoppato in ripresa dopo le vicende iniziali poteva prendere una sonora sveglia. Garcia, un precedente micidiale, un 7-1 in casa col Bayern, con la Roma che in quel momento volava, da cui non si è ripreso più ed è arrivato fino all'esonero. Perché se l'Inter aveva paura del City non si poteva pensare lo stesso del Napoli verso il Real? E perché, visto che solo per casualità e fortuna il Real ha strappato la vittoria che non ha meritato, nel primo tempo sì, ma nella ripresa assolutamente no, si è visto un grande Napoli nella ripresa, diciamolo chiaramente, perché non si dice la stessa cosa che si è detto per l'Inter? Sconfitta sì, ma grande prestazione. Ottima prestazione, buona prestazione, giudicatela come volete, ma comunque positiva, in maniera netta, positiva la prestazione. E quindi autostima che cresce nel gruppo, bisogna parlare di un Napoli in progresso, di un Napoli che esce sconfitto nei numeri ma non nello spirito. Cioè gli stessi discorsi fatti per l'Inter. E che quindi affronta la Fiorentina con la giusta predisposizione ed animo, nonché con un'identità ritrovata. E no, al Napoli si applicano discorsi diversi, due pesi e due misure. Ragion per cui io, che sono piuttosto vecchietto e malpensante, scusatemi, ma ormai lo sono diventato, questi dubbi, questo veleno che viene instillato dalla stampa del nord, sono convinzioni o sono tentativi di avvelenare i pozzi partenopei perché deve essere un derby Milan-Inter e dobbiamo riprenderci dalle perdite di lettori che il Napoli ci ha creato l'anno scorso?
visto che Barigelli, il peggior direttore della storia della Gazzetta, a Napoli in una trasmissione televisiva ha dichiarato che lui è al servizio del marketing e dei lettori e che quindi il giornale viene fatto per il bacino d'utenza che lui ha, che è fondamentalmente fatto di milanisti, interisti e juventini? Perché a Napoli si applica una categoria di pensiero e all'Inter se ne applica un'altra quando sono due casi simili? Perché per casi simili si danno due giudizi diversi? Che poi qualcuno a Napoli si abbocca come un provolone e lo riporta in giro? Ecco quello che non mi sta bene. Che dobbiamo sempre sentire sul Napoli cose che per gli altri non valgono. Ma quel che è più grave è che a Napoli qualcuno fa da corifeo e rilancia questi dubbi, questi veleni e queste parole. E alla fine la squadra, invece di pensare che avendo fatto molto bene con Real Madrid e che una sconfitta che fa morale e quindi si presenta al prossimo incontro con il morale molto alto, deve leggere che è tornata indietro di 40 anni, che ha un allenatore pavido, che sta perdendo un'occasione. E se i calciatori leggono queste cose, nella loro mente si può instillare il dubbio che questi soloni, tra cui intellettuali perfino partenopei o campani, per meglio dire, vanno instillando. E allora il poison, il veleno, in cauda venenum, il veleno nella coda, estirpiamolo. Cari calciatori del Napoli, non leggete i giornali, non guardate i siti. Isolatevi, pensate solo che avete fatto bene, molto bene contro il Real Madrid e che avete tutto per battere la Fiorentina. Se il Napoli batte la Fiorentina in maniera convincente, questi soloni al servizio della stampa del nord, che diranno, che il poison se lo bevono loro per la vergogna come la cicuta? O come nel caso di Socrate, questi novelli Socrate devono, tra virgolette, morire di se medesimi, del loro modo di pensare, perché a me sembrano notevolmente in malafede. E allora, Napoli, non battere solo la Fiorentina, batti la malafede che ti circonda. Perché in questo momento io sto vedendo una squadra isolata da tutti, perché c'è tantissima gente che aspetta al varco De Laurentiis e il Napoli per poter fare giubilo e inni di gloria alla sconfitta degli azzurri. Ma ricordatevi, la maglietta col cimitero delle Fontanelle vuol dire l'unione con l'anima dei morti, e l'anima dei morti partenopei è più forte di qualsiasi veleno. L'editoradio è stato presentato da Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Sartoria Italiana, www.sartoriaitalianaeshop.com. Il futuro, Ami, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Grazie mille Umberto, come sempre, per il tuo editoriale. Noi adesso andiamo velocemente in pubblicità e vi aspettiamo per il nostro ultimo ospite. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Caseificio Fratelli Pezzullo. La mozzarella come una volta. Vieni a trovarci a Cardito in via Tiziano 43 e alla nuova sede del Vomero in via Omodeo 5.
Hai mai sognato di lavorare in un ufficio che ti ispira? Un ambiente che trasmette professionalità e stile? Allerod è qui per realizzare il tuo sogno. Siamo l'azienda leader nell'allestimento di uffici, sale convegni e di spazi interni di alberghi e ristoranti. La nostra esperienza ed il nostro personale altamente qualificato ci rendono i migliori nel settore. I nostri progetti innovativi e accattivanti trasformano gli spazi di lavoro in oasi di creatività, stimolando la produttività ed il successo. Contattaci ora, siamo pronti a guidarti verso il futuro. Allerod, il tuo partner per i tuoi prossimi successi. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello. Eccoci tornati, sono le 14.46 su Radio Napoli Centrale, state ascoltando un calcio alla radio, gli ultimi minuti, perché alle 15 passiamo la parola a Sasa Pengue con Fuori dagli schemi e chiudiamo la nostra puntata del venerdì con il nostro appuntamento fisso sul Napoli Futsal. Al telefono con noi c'è infatti il responsabile della comunicazione del Napoli Futsal, Fabio Murra. Ciao Fabio, buon pomeriggio. Ciao Silvia, buongiorno a te, buongiorno anche a Umberto. Ciao, ciao, ciao Fabio. È partito il campionato, subito una gara difficile a Pomezia e siamo alle solite dell'anno scorso. Subito, pare che questo bubone non si estirpa, cioè nei minuti finali si fa riagguantare. Come è andata? 4-4, ma quanto stava il Napoli Futsal? No, praticamente stavano 4-1 a 3 minuti e mezzo dalla fine. Davvero di gara buttata, però bisogna dire che era la giornata completamente negativa, purtroppo, del portiere Bello Buono, che sappiamo essere il portiere nazionale. Sappiamo che è arrivato qui ovviamente con la certezza di poter fare una grande stagione, però bisogna riconoscere senza giri di parole che ha fatto un paio di errori clamorosi, soprattutto sul rinvio dell'ultimo tiro che è andato a sbattere, anche un po' sfortunato, diciamo, a sbattere addosso la schiena dell'avversario e poi andare in porta, non preciso in un altro paio di circostanze. Ci può stare, ripetiamo, perché quando si va in un gruppo nuovo poi alla fine non è mai facile essere subito a certi livelli, ma il valore di Yuri è indiscutibile e quindi sappiamo che poi pian piano poi tornerà ai livelli che conosciamo. Però per la dinamica della partita è in dubbio, e anche per le tante assenze che poi aveva il Napoli in questa prima gara sul campo di una squadra che comunque a detta di tanti addetti ai lavori, scusate il gioco di parole, una delle candidate per fare benissimo, è indubbio che poi resta la mano in bocca, perché era una vittoria ormai fatta. Però c'è qualcuno che si è presentato con una tripletta, Mancuso. Eh sì, questo sì, ma il Napoli ha preso un giocatore che può fare la differenza assolutamente. Mancuso ha caratteristiche diverse da quelle di Fortino, è un giocatore molto più rapido, ovviamente anche qualche anno in meno rispetto a Rodolfo. Meno fisico. Sì, sicuramente, però è un giocatore che sa inventare anche lui la giocata, e sa farsi trovare pronto all'appuntamento con il gol. Insomma, è un pivot puro e può e deve fare questo, quindi il Napoli lo ha comprato perché evidentemente ha affidato a lui, soprattutto a lui, le chiavi dell'attacco e ha risposto subito presente. Però non dimentichiamoci che il Napoli non ha ancora Rillo, Borruto a 4 giornate di squalifica, e Colessi era squalificato pure lui, alcuni giocatori Borruto che con Salas e Bellobuono è stato convocato in nazionale, ricordiamolo. Sì, esatto, Salas ovviamente con la nazionale paraguayana, Borruto argentina e poi Bellobuono e con la nazionale italiana. Tra l'altro ricordo che stasera c'è l'appuntamento Italia-Repubblica Ceca, va per la qualificazione mondiale, la terza partita, la prima l'ha vinta con la Slovenia, la seconda l'ha persa purtroppo in misura con la Spagna, stasera già è decisiva per in chiave ovviamente qualificazione, nel round che si qualificano la prima direttamente e poi le quattro migliori seconde, sì, per quindi l'Italia, pensando che la Spagna difesa vince il girone, bisogna fare la migliore seconda, insomma. Sì, quindi bisogna vincere stasera la partita con la Repubblica Ceca è fondamentale, insomma, si gioca a Policoro, ci sarà tutto esaurito, quindi sicuramente l'Italia stasera deve portare a si casa, si affida al caldo tifo del sud. Insomma, non è certo, lascia la mano in bocca, però non si è perso alla prima, c'è da lavorare. Colini che ha detto?
No, infatti faccio proprio tesoro delle parole di Colini, mi hai dato proprio il là, perché ha detto chiaramente che è una partita dove ci sono stati tanti errori da una parte e dall'altra. È indubbio che è un campionato diverso anche da quello dell'anno scorso, perché tante squadre hanno cambiato completamente i roster, quindi poche squadre si sono confermate con quasi la totalità dei giocatori dell'anno scorso, quindi sono tante squadre rivoluzionate e credo che il vero volto del campionato poi si possa vedere davvero dopo la settima, ottava giornata. Quindi, quindi sono tutte incognite, diciamo che... non si può dire oggi chi è la migliore, chi è la favorita, a parte che la Feldi è la campione d'Italia, ha vinto la Supercoppa, però anche lei ha cambiato tanto. Sì, certo, assolutamente, quindi anche il Pomezza che magari Colini alla vigilia della prima di campionato l'ha data come possibile favorita addirittura per lo scudetto, io penso sia un gradino. Io penso che tra tutte però, ce n'è una che è chiaramente lotta per lo scudetto, è l'Olympic Roma. L'Olympus, sì, è una squadra che è stata costruita per l'ennesima volta per vincere, un po' come il Napoli, perché sono salite in Serie A in contemporanea. Però è una squadra un po' anziana, quindi potrebbe pagare a primavera. Vediamo, però c'ha sicuramente anche tante alternative. Un po' e lì c'è andato anche Fortino, ricordiamocelo. Tra l'altro ha fatto due gol, tanto per cominciare anche lì. Per cominciare, quindi... non perde mai l'abitudine. Senti, chi è alla prima di campionato, chi è che si è messo in luce e chi ha deluso? No, io penso, appunto, l'hai detto tu prima, Mancuso ha fatto una grande partita, ma io non parlerei di delusione perché... Non parlavo ora del Napoli squadra, parlavo del campionato. Ah, scusami. Perdonami, direi che la Feldi è partita benissimo perché ha vinto su un campo difficilissimo come quello della Came Treviso e sicuramente ha dimostrato di avere grande qualità. Forse l'L84 che ha perso sì sul campo del Pesaro, però non ha fatto una partita proprio eccellente e ha sorpreso proprio il Pesaro, anzi il Pesaro forse quest'anno ha ritrovato quell'energia tale per poter fare un campionato da protagonista, quindi attenzione anche al Pesaro, perciò quindi però è ancora presto, ti ripeto Umberto, è ancora presto. È appena la prima, la prossima, dimmi tutto. No, ti volevo dare un altro paio di informazioni importanti, perché mercoledì 11 alle ore 11:30 presso il Gold Tower, l'hotel che sta... ricordiamo che il campionato è fermo questo fine settimana. È fermo perché ovviamente c'è la nazionale italiana. Sì. Nazionale. E poi al Gold Tower ci sarà la conferenza stampa di presentazione alle ore 11:30, tra l'altro interverrà anche il capo ufficio stampa del Napoli Nicola Lombardo, ci saranno sicuramente tanti giornalisti e sarà una bella presentazione nello stile Napoli Futsal per ovviamente far capire quali sono le ambizioni anche di questa stagione. Ho visto tra l'altro che Serafino Perugino ha fatto un campionario di maglie fantastiche. Infatti poi hai fatto benissimo a ricordarlo, perché proprio in questi giorni ha presentato l'altra maglia, la blu, dopo aver presentato la rossa e l'azzurra, adesso manca la quarta e a breve scopriremo anche quale sarà l'ultima maglia, proprio un po' come sta facendo anche il Napoli Calcio, che ha presentato la sua maglia dedicata all'Halloween in questi giorni. Anche il Napoli Futsal ovviamente ci tiene molto al brand e a fare maglie di qualità. Quindi mercoledì c'è la conferenza di presentazione, poi si torna mercoledì in campo contro chi? Poi si torna in campo la prima di Aversa, perché poi ricordiamo ancora una volta che il Napoli debutterà. L'esordio casalingo ad Aversa. Ad Aversa il venerdì successivo al Palazzetto dello Sport e Palazzo Ragazzi di Aversa alle ore 20:30 il venerdì contro la Meta Catania, che ha vinto tanto per cominciare la partita a 2 secondi alla fine. Questo sport ovviamente dove nulla si scrive, un po' come il basket fino all'ultimo canestro, anche il futsal all'ultimo tiro si può decidere, e quindi ha vinto la sua pagata dei soldi a 2 secondi dalla fine contro l'Active Network, la squadra di Viterbo, e quindi sicuramente la Meta è una di quelle squadre che ha mantenuto comunque un'ossatura importante, ha un giocatore che è il leader storico, che è Musumeci, che è anche il capitano della nazionale italiana, Musumeci, è una squadra da tenere in considerazione. Quindi si tornerà in campo contro Catania. Quindi mercoledì alle 11 conferenza di presentazione, dove, ricordiamolo? Si fa al Gold Tower, che si trova
dove San Giovanni, San Giovanni Barra, sì. esatto. Sì. Sulla terrazza praticamente si farà la conferenza stampa di presentazione e sicuramente sarà come sempre un piccolo evento anche questo, perché ci saranno ovviamente giornalisti e ospiti e si proverà ovviamente a raccontare tutto quello che è il progetto ancora del Napoli Futsal di quest'anno, perché poi oltre al discorso legato, come sappiamo, al campo, il Napoli ci tiene tantissimo anche a creare eventi che siano paralleli alla struttura sportiva, quindi anche spettacoli che sicuramente ci saranno durante l'anno e tante altre iniziative. Benissimo, abbiamo detto praticamente tutto, come sempre. Devi sapere che ci sono degli specialisti, cara Silvia, io ancora oggi, ma pure Fabio, perché quella generazione la conosce, quando arrivavano in volata i ciclisti, Adriano De Zan ti sparava 100 nomi a ripetizione, nessuno sa dire se quanti ne azzeccasse di quei 100, però l'importante è che li diceva in maniera convinta e di sicuro i primi 10-15 erano tutti corretti, aveva una capacità straordinaria. Lui sa vita, morte, miracoli di tutti, sì, sì. I calciatori di futsal esistenti. Ma io molti li invento, tanto vado sul sicuro. Perché tu da quanti anni segui il futsal, Fabio? Sono 25, io faccio una trasmissione, tu lo sai, sul sì, calcio appunto. 5 campano, che è una delle più longevi tra l'altro in Campania, è un po' come la tua storica campagna sport, io la faccio da 25 anni praticamente. Cioè, tu hai puntato sul futsal quando il futsal non lo conosceva nessuno, lo conoscevo solo io praticamente. Ci giocavo una cosa. Infatti tu dici: ah, il Napoli ha comprato quello, ah sì, quello stava lì. Poi no, ma questo stava a Napoli 3 anni fa, 5 anni fa con la vecchia gestione. Ti dice tutto, sa tutto. Se rifanno la scena doppia mi scrivo. Ma guarda che quello è veramente, tu potresti partecipare, perché se fanno materia futsal tu puoi partecipare perché le sai tutte, effettivamente. Grande, bravissimo. Fabio, grazie mille come sempre. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Fabio Morra, responsabile della comunicazione al Napoli Futsal. Senti, è arrivato da un po' in realtà l'esito delle controanalisi di Paul Pogba, che sono che risultate positive. Aia. Quindi è stata confermata la positività al testosterone. Arriva la squalifica, allora 1, 2, 4 anni e chissà, vedremo. Riterranno che l'assunzione non è stata volontaria, è stata una leggerezza, gli danno un anno. Se invece ritengono che non sia stata una leggerezza, si può prendere fino a 4 anni di squalifica. Insomma, Paul Pogba rischia di aver chiuso con il calcio giocato, data anche l'età. Sì. Attenzione, vediamo quanta squalifica avrà. E con la Juve credo che adesso si arrivi anche a una causa, non so, perché la Juve adesso gli chiederà sicuramente legalmente, non so, una rescissione, lo stipendio concordato ai minimi, insomma. Sicuramente la Juve non gli dà più quei 10 milioni all'anno, quanti ne prende? Eh no, questi ne dubito fortemente. Questo, quindi Pogba adesso cecco e il panale. Prima di salutarci voglio rispondere a Fabio che ci ha scritto: ma di basket non si parla proprio? Ma noi parliamo di basket. Fabio, il martedì abbiamo la rubrica su basket con Jack Parti. Perché giustamente Fabio scriveva: ma domenica giocano con l'Olimpia Milano, ma ne abbiamo parlato ragazzi, martedì. Ragazzi, noi abbiamo ogni martedì. Il lunedì parliamo di tennis, il martedì parliamo di basket, il mercoledì parliamo di calcio femminile. Il giovedì parliamo con i Club Napoli e il venerdì parliamo di futsal. Ogni giorno c'è una rubrica dedicata all'altro sport o al mondo dei tifosi. Più di così che dobbiamo fare? Chiariamolo. Adesso siamo arrivati alla fine di questa puntata. A brevissimo inizierà il nostro Sasa Pengue con Fuori dagli schemi, quindi vi invito a restare sulle frequenze. Mi raccomando, prepara la partita con la Fiorentina, dacci tutte le Sasa già c'ha tutte le formazioni, vi dirà un sacco pronto. Di cose, quindi ragazzi, mi ma quello studia, Sasa è uno che studia. Studia la notte e il giorno. Veramente, non scherzo, ragazzo che si impegna e che studia. Sì, Sasa guarda le partite almeno dalle 3 alle 4 volte, minimo.
È l'analista, giustamente. Va bene. Sì. Siamo i saluti, Roselina. Sì, siamo ai saluti chi, e noi vi diamo ci ascolta e non ci vede, oggi è sgargiante con la camicia rosellina, la perfetta orsolina, dai, la ruscia, sì. La ruscia. Oggi sì. Rosa, vai a cena rosa al lume di candela con Guido Clemente, ti rincorro con la mazza, ti rincorro. Vabbè, Guido sa che tu non gli dai il permesso. Niente, andiamo, dobbiamo chiudere, vi diamo appuntamento a domani, mi raccomando, domani da mezzogiorno alle 14, quindi non sbagliate l'orario, un'ora prima perché è sabato come sempre. È vero, 12. Un calcio alla radio, un saluto. A voi. Un calcio alla radio con Umberto Chiariello è stato presentato da... Caseificio Fratelli Pezzullo, la mozzarella come una volta.